叫んだ後はない、笑って転んで情けない、誰のせいでもないこと、誰かのせいにしたくて送っているのか。不思議なくらいに覚えてる、意味もないのになぜか浮かいなくて泣いた、祈るにただ強くなりたいと願ってた、そのために必要な勇気を探し求めていた。残酷な運命が定まってるとして、それがいつの日か僕の前に現れるとして、ただ一瞬この一瞬息ができんならどうでもいいと思えた、その心もう一度遠くへ行け、遠くへ行け、と僕の中で誰かがさ、どうしようもないほど熱烈にいつだって目を離した、君が二度と悲しまないように笑える、そんな色になるための歌、さあ掲げろピースサイン、守りたいだなんて言えるほど君が弱くはないの分かってた、それ以上に僕は弱くてさ、君が大事だったんだ、一人で生きていくんだなんてさ、口をついて叫んだあの日から、変わっていく僕を笑えばいい、一人が怖い僕を噛みついて息もできなくて、騒ぐ頭と腹の奥がぐしゃぐしゃになったって、照らいも嫌いも消えてしまうくらいに、今は触っていたいんだ君の心に、僕たちはきっといつか遠く離れた太陽にすら手が届いて、夜明け前を手に入れて笑おう、削られ擦り切れた今が君のこと、鮮やかにも現れてくる、さなぎのままで眠る魂を食べかけのまま捨てたあの夢を、もう一度取り戻して、allora vi faccio ciao, una domanda, quello di Twitch. Vi faccio una domanda. L'audio salta se io faccio Kame Ame. Salta. L'ho già visto nel coso. L'ho già visto. L'ho già visto. Che fastidio. Livio non può fare acuti. No, è nessuno. Ecco, vedi, questo battito avrà annullato tutte le voci. Pensa, quindi basta fare così per sì, probabilmente sì. E risolveremo questo problema. Eccellente. Questa cosa è veramente bellissima. E risolveremo questo problema. Non è vedo un, l'ora. Di un fastidio infinito. Ciao, zio, amico mio. Ma, amico, ma nessuno amico tuo. Ma tutti amici miei. Perché non mi fanno incazzare. Poi non sono più amici miei. È però, facile. Però potete riconquistare. Madonna, ma è stortissimo. Oggi mi hanno riscattato di nuovo la storia di Iore. Quindi ti ho raccontato un'altra volta. Ma quante volte la racconti sta cazzo storia? Ogni volta la riscattano. Madonna santa. Ma Colossus? Colossus. Colossus, bravo. Sì. Colossus. Colossus. Zà dice che Black Lagoon è tanta roba. Lo so. Sì, è Livio che te l'ha consigliato. Sì, non è male Black Lagoon. No, beh. È figo. Sì, cioè tu lo idolatri un po' troppo, però sì. Va bene, è fatto molto bene. Poi faremo una live Black Lagoon. Anzi, c'ha... Black Lagoon contro God Geass. Ciao, ma no, Black Lagoon non è il mio anime preferito.
non è il mio manga preferito. No, non è. Io ho sempre detto quali sono i miei preferiti. Però God Geass ti fa schifo, quindi faremo una live. Ma God Geass non l'ha visto, come fa a fare? God Geass l'ho visto. Non l'hai visto? In sei minuti. Non l'hai visto in sei minuti. No, invece l'ho visto in sei minuti. Comunque. Guardo al era due cellulari fa, ragazzi. Se vuoi lo provo a trovare sul computer, ma la vedo difficile. Era due cellulari fa. Ma se vede niente, se vedono un po' di ragazzi francesi che fanno fuck la police, fuck la police, mentre corrono. Fuck la police, fuck la police, correvano. Poi ci sta, fammi ricordare. Uomo, bimbo in panza. Perché poi neanche io ho mai visto questo video, eh. Ah, ma perché c'è, è vero, il tuo reportage. Lui l'ha fatto il tuo reportage, è vero, cioè, 5 ore è stato. Bravo, penso non si possa far vedere in live, però io lo farò vedere. Fuck la police. Sì. Ma perché poi la cosa bella è che il tutto l'hanno cominciato gli inglesi. E tu aspetti una guerriglia, che ne so, Spagna-Inghilterra, grande rivalità storica Spagna. Invece no, perché gli inglesi erano certa, se ne sono nati, gliene fregava un cazzo, li volevano solo bere. Però sono questi francesi, una parte di francesi. Non ma proprio gli anni Pirenei è diventato. Sì, no, che non erano proprio francesi al, diciamo... al 100% per essere cattivo e razzista di una parte della Francia e effettivamente me sto cadendo a pezzi, cioè, allora, contro di loro è che semplicemente è un dato di fatto, vi riporto oggettivamente il fratto che erano fratto che hanno fratto il fratto, sì grande uccello malvagio goggi faremo una live, quello è uno degli anime preferiti di Lillo, cioè, che è un neologismo perché in realtà si chiama doggi no, ma è goggi sì no, ormai per forza. E non ti dimenticare mai il grande uccello doggi vedi perché... questo magari è saltato, ho capito, però questo è l'altro così, lato della medaglia, nessuno ha sentito la tua Toki Toki interpretation, sì, ma non me la immagino, perché il problema è che Toki Toki non ha senso senza Goji, cioè a quello si caga sotto Toki Toki, sono come Lupin e Zenigata, quanto è vero, ormai dobbiamo parlare tipo così perché così almeno non salta l'audio. Buonasera Malfeus, buon stile, dove sei? Allora ragazzi, iniziamo. Oggi c'è il mucoso. Infatti voi pochi temerari, allora sì che siete qua a non vedere quella merda. Io non capisco chi è che possa preferire Arcane al collegio, veramente è una cosa che incredibile, guarda. Non me ne capacito. Allora c'è un link, iniziamo con il link di immagine. Questa volta è solo uno, quindi incredibile. Link e basta. Che link, attenzione, fammi inquadrami, devo parlare alla chat un secondo. Allora, oggi non posso farvelo vedere quel secondo link. Per il tuo pene. Esatto. Perché ancora non è uscito. Però mi aspetto. C'è un altro link che ancora non esiste. Esattamente. Perché loro lo sanno di cosa sto parlando. Però mi aspetto. Ma non lo sanno. Lo sanno. Ma chi va cosa? Se mi fai parlare, Marcone Livio. E sappiate che mi pare che alle 2 e. Lo sappiamo, vedi? Che bravi che sono. Esce il nuovo trailer di Spider-Man, ragazzi. Quindi dai, ne parleremo la prossima live del trailer e ve lo farò rivedere se non l'avete visto. Dai, e se l'avete visto lo rivedete. Bravo, Magicam. Ottimo. Allora, lo sappiamo, lo so che lo sapete, lo so, ho capito, ho afferrato il concetto. Bravo. Chi è? Questo è Ade di Hercules. Bravo. Tu pensavi. Bravo. Vedi che bravo. Vedi. Allora. Mi pare di sì, alle 2 di notte, non ne sono convintissimo. Non credo che sia alle 2 di notte nostra, eh. Beh, certo. Italiano. Che è quando uscire le 2 di notte in America, scusa. Due di notte nostra. Allora, primo link di Maggi. E anche l'unico. E... allora, questa è una delle mie serie preferite. Okay. Ve lo dico subito, se non vi piace, faremo una live io contro di voi su Disney. Anche perché mi piace per un motivo ben specifico, a posteriori, perché io faccio parte di quel mondo. Chi sei tu? E lo schiavo. Quindi ragazzi, sapete cosa fare. Quindi c'è un tizio da Roma che ti vessa. Vabbè, no, non da quel punto di vista, ma sono lo schiavo dal punto di vista dello sgobbare. Ok. E io vi posso dire una cosa. Non mi devo, però ne devi inquadrare tutti quanti, se non lo posso dire. Che palle. Tanto c'è un cazzo da fare. Vai. Allora, se voi pensate che Boris sia una serie che in qualche modo, no, esaspera un determinato tipo di atteggiamenti che si vedono per quanto riguarda il mondo non soltanto della televisione, ma anche di quelli che sono i programmi di intrattenimento in TV, in questo caso stiamo parlando di Boris,
e sappiate che voi non avete capito quanto quella sia la realtà, e io che ne faccio parte ve lo posso dare, cioè, quella è la realtà. È anche io peggio. So cose è che voi peggio. Umani non, cioè, come vedo cose, io vedo cose però che voi scusa umani non prima di fare questo lavoro quindi non l'apprezzavi come l'apprezzi adesso? No, lo apprezzavo ma non ne riuscivo a capire la veridicità dietro, cioè quanto fosse vero, fosse invenzione, esatto. Cioè, tu dici, vabbè, esasperano, però ci sta perché rendono un po' marionettistica la situazione, paradossale i personaggi, ci può stare, è bella perché è esasperata, no. Ok, dai, vediamo questo link, però aspettate, allora... aspettate, ho detto aspettate, perché qua bisogna fare un lavoro... Lavoro in televisione, Matteo. Certosino. Lavoro per la TV. Che vuoi fa? Lavoro per Mediaset, mi hanno chiesto che lavoro fai. Il coglione. Allora vai. Boris 4. 9 foto a 7 riprese, date uscita con tutto quello che sappiamo e che c'è da sapere su Boris 4. Allora, sappiate una cosa molto importante, per quanto mi riguarda il film di Boris non esiste. Va bene. Io manco vabbè, queste visto, sono quindi le tue teorie. No, non è. Beh, io manco ho visto, quindi va bene, va bene, va bene anche per me che esatto, non esista. Allora, a febbraio abbiamo avuto la conferma ufficiale che la serie Boris 4 si faceva e sarebbe uscita su Disney Plus. Mazza, quanto sono forti questi da Disney. Mazza, quanto è scritto male. Vabbè. La serie si faceva, sarebbe fatta. Vabbè, questo mai si vede che uno giovane. Forte i cestini. Pure, bravo, esatto, pure quello. anche se René Ferretti voleva depistarci dopo la fuga di notizie su una ipotetica uscita della nuova stagione, la sua reazione a Blip come sempre è stata epocale. Quel coglione ha detto una cazzata, ok. Quel coglione ha detto una cazzata, non poteva che essere il preludio per l'arrivo di buone notizie. Adesso sappiamo che per le riprese sono ufficialmente, che le riprese sono ufficialmente iniziate. Infatti lunedì 4 ottobre, per dare la lieta novella, è stato pubblicato il primo Chuck. Inoltre Disney Plus ha anche ufficializzato il cast della nuova stagione. C'è la foto, molto bella. La quarta stagione della comedy, creata da Giacomo e vabbè, questi tizi qua, arriverà in streaming su Disney Plus e sarà una produzione originale di Star. René Ferretti, proprio l'indimenticabile personaggio interpretato da Francesco Pannovino, per chi non lo sapesse il doppiatore George Clooney, è al centro di una clip mostrata durante la presentazione ufficiale di Star. Inizialmente era circolata l'indiscrezione su un possibile ritorno della serie originariamente lanciata su Fox, quindi Sky, dopo le dichiarazioni dell'attore Stanis e quello del produttore Sergio Vannucchi. No, invece la fa Disney Plus. Ma questa la dobbiamo vedere? No, passiamo a vedere, però no. Okay, cioè, okay. Su. No, giù, scusami. Dopo 3 stagioni e un film che, come vi ho detto, non esiste, Boris tornerà sul piccolo schermo con 6 nuovi episodi della durata di 30 minuti, scritti ancora agli stessi sceneggiatori. Ottimo, che è una cosa breve, perché secondo me anche non deve essere una cosa troppo lunga. Confermati anche alla regia, che dovranno sfortunatamente... Questo lo dicevano anche i tuoi ex? Non l'ho che aspetta, non t'ho sentito. Che non gli servono le cose troppo lunghe. Ah, ma sarebbe stato meglio il contrario, no? A volte faccio fatica a capire la stand up comedian, lo so perché ci serve una serie, comunque comedian c'ha una M solo, no, io comedian, due ormai per me, e due. Poi ti arrabbi se dicono Maggi, mica il nome proprio di qualcuno, esatto. State assolutamente regista, ok, proprio a lui sarà dedicata questa nuova stagione, che promette di raccontare ancora una volta con un linguaggio fuori dagli schemi il dietro le quinte del mondo del cinema e soprattutto della televisione italiana. Sappiate che è così, ve l'ho detto dopo per certo. Nei nuovi episodi tornerà tutto il cast o quasi. Non saranno più impegnati con la fiction degli occhi del cuore, ma affronteranno il mondo dello streaming e delle piattaforme social. Twitch, capirai, guarda che potrebbe essere, io prevedo tanta gente su Twitch che farà la reaction. Anna, però non puoi cominciare così, ti voglio tanto bene. Brava, meglio Anna. Brava. Anna, almeno Boris ti piace, sì, spero almeno Boris ti piaccia. Anna, che cos'è Boris adesso scrive? Esatto, no, quindi il film lo salto. Allora, se sei amante della serie, brava Anna, okay. Se sei amante della serie, io ti direi di guardarlo, ma sappi che non è all'altezza della serie. Cioè, per completezza di informazione, perché te lo spoilo brevemente, ma senza dire ma niente. No, di... Ma fatti cazzo. Ma no, vuoi, semplicemente. No, ma è brutto essere mitologico dal corpo di uomo e dalla testa di cazzo. Ti voglio semplicemente dire che è. No, ma non è quello che pensi te, semplicemente. No, non lo fate parlare. Vabbè, non ti dico niente. Stai zitto. Vabbè, comunque. Se non... è diverso dalla serie, ti dico solo questo. Di cosa parla Boris 4?
Il mondo della televisione sono in continua evoluzione e anche il loro funzionamento. A dettare legge saranno i social, gli influencer e le varie piattaforme streaming. Se un po' abbiamo... Se un po' abbiamo imparato a conoscere René e la sua squadra, sicuramente affronteranno situazioni di petto, grande passione, vabbè. Vabbè, dalla uscita, giusto? Quando, quando esce? Non c'è scritto. Autunno, no, 2021. Vabbè, che ci stiamo, quindi infatti non è c'è nel senso la cazzata, va bene, ok, perfetto. Beh, bravo, bell'articolo, sta uscendo. Sì, dovrebbe... Bah. Non so, ah, questo articolo. Autunno 2021. Questo articolo è del 12 novembre. Ho capito. Hanno fatto mo la prima ripresa. Ma che prima ripresa? Oh, ha detto ma avranno sbagliato autunno 2022 magari. Sì, sì, infatti, questo avrà, sarà un cane che sa dove da Fort Maintain, da dove, dove ha preso sta notizia Maggi. Se, ma come ci arrivi sti sì? Vabbè, vabbè. Oh, preparatevi perché che a Lidio piaccia o no faremo anche una live sulla serie di Zero Calcare che io vi consiglio di vedere perché è brevissima. Sono soltanto... io mi sto attivando per avere Zero Calcare. Bravo, bravo, bravo. Poi che non so succederà chi, un altro so a chi ti sei rivolto ogni tanto... il nostro lo sa anche lui è non un dirle. Informatore informato. esatto non lo diciamo i nostri uccellini esatto. Rimangono sappiate che io vi consiglio di vederla anche perché non vi occuperà tanto tempo. Vabbè, ma non l'hai ancora vista magari una no, merda. Non vi occuperà tanto tempo. Ok, quindi è una cosa. Sì, cioè, è una miniserie. È una miniserie, sono 6 episodi da 15 minuti l'uno. Quindi dovete impegnare un'ora e mezza della vostra vita. Anche se non siete fan di Zero Calcare, secondo me. Ma mica sono tutti come te, non fai un cazzo. cazzo, se me lo dice il permanganato di stronzio. Guarda come si sicura, sicura. Sto cadendo a pezzi. È una vita complicata. Allora. Comunque, io non mi posso decomporre. Esatto, io non mi posso decomporre, sto decomponendo. Allora, passiamo all'argomento. Parliamo no, di quello che tutti vogliono. Arcane. Allora, vai. Comincio io. Ma hai parlato fino a mo'. Vabbè, ma è bene che cominci, perché tanto non sai che tu tanto non so che cosa devi dire. Cosa devo dire? Lo sai già, lo sappiamo. No, non è vero. Non lo sappiamo. Voglio dire semplicemente una cosa, posso? Invece è cagazzata. No, non è una cazzata. Questi 3 episodi che sono usciti mi sono piaciuti di più dei primi tre. Anche secondo me. Nonostante ciò, ci stanno più errori della prima parte. Però una cosa che non, c'è una cosa in particolare che non mi ha convinto. Neanche a me. Ed era una cosa... sono due probabilmente le cose. E una cosa già l'avevamo annusata nelle prime 3 puntate. Esatto. E poi... ah, vogliamo subito parlare dell'elefante nella stanza? Vabbè, no, vai, inizia tu. Stavi iniziando bene. No, allora, per quanto mi riguarda... vabbè, sappiate che ci saranno spoiler, quindi se non l'avete vista... andate a fanculo. Ragazzi, mi dispiace tanto. Però, cioè, siete gli unici a non averla vista, a quanto pare, visto che la serie che ho vista su Netflix. Sì, e poi, cioè, oggi Galera ha fatto il video, quindi è ufficialmente di dominio mondiale. Esatto. Beh, perché insomma, Galera, ok. Allora, volevo dirvi questo. Per quanto mi riguarda, questa serie, soprattutto questo secondo atto, vede l'arrivo di un nuovo personaggio che è stato semplicemente accennato nella prima parte, che non mi ricordo come cazzo si chiama, la donna, la ragazza, quella che è Caitlin. No, perché capito Medarda potesse... no, io parlo, vabbè, quella era solo accennata. Oh, Medarda quanto ti è piaciuta lì però nel senso quel personaggio che l'avevano già accennato, anzi sviscerato anche relativamente bene, la politica. La tipica donna che potrebbe far parte di Game of Thrones, che è un po' dito corto, lei sembra quasi da un certo punto di vista. E però poi si fa inculare. Dito corto non si fa inculare. Ma lei si fa inculare per un altro motivo, secondo me. Perché gli piace il cazzo. A parte, ma anche perché ha senso farsi inculare in quel momento. Dito corto non gli piace il cazzo. Vabbè, dito corto ci prova sputatamente con Sansa, però Sansa gli dà 2 picche continuamente. Perché ci prova con Sansa? Perché è il ritratto della madre. Non è vero, però, non è vero, perché lui perché è innamorato. È la madre di Caitlyn. Sì, perché esatto, Sansa è la madre. Perché gli somiglia. La figlia, perché gli somiglia. Vabbè. Però effettivamente, il dito corto si imbagisce davvero. Secondo me, invece, Medarda gliene frega a cavolo. Pure secondo me. No, non lo so. È una infatuazione del momento, perché quello è un bel ragazzo, giovane. Poi credo che alla fine, cioè io non sono esperto di loro, ma credo che Medarda non sia così vecchia. Cioè, immagino se io dovessi fare il casting di una donna del genere, farei il casting di una donna età scenica a 40 anni. Sì. No? Sì, 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 ma comunque sia... Vabbè, una bella Non è uno dei personaggi con cui giochi a LOL, quindi... Ah, a posto, perfetto. Allora, il personaggio di Caitlyn è molto molto bello, come è stato caratterizzato, perché
apre quello che è un po' tutto un filone all'interno della narrazione di Arcane, che riguarda un po' il thriller, andare alla scoperta di quelle che sono le problematiche che si celano dietro a questo fantastico mondo dei vicoli, che è praticamente, ve lo ricordo, è stato copiato palesemente da Final Fantasy 12. Ma questa è una cosa di 7, va bene? Anche no, proprio il 12, perché la città sono la città prima Final Fantasy 7, ma la quindi il 12 l'ha copiata dal 7. No, perché la città sotterranea è proprio uno dei capitoli più importanti di Final Fantasy 7. Allora, Livio, io voglio sapere se tu hai giocato a Final Fantasy 12, perché al 7 ci ho giocato. Io non ho giocato. Maledetto essere che non sei altro, quindi cosa cazzo ne sai tu di Final Fantasy 12? Che c'è tutta la città sotterranea dove non vivono i tizi. Ma è uguale a Final Fantasy 7, mi basta quello, no, per dirlo. Prendi il 12 e viene dopo, scusami, Vabbè, comunque. Ma la caratterizzazione della città del 7 non c'è. Va bene, no, vai avanti, dai. Ciao, clandestino. Allora, e stavo dicendo, molto bene come hanno fatto tornare il personaggio di V. Mi è piaciuto moltissimo. Pure a me. Perché torna, secondo me, nel modo giusto, non dandole quello che era l'importanza che tutti quanti si sarebbero aspettati, soprattutto nell'episodio 4, dove lei è solamente marginale, compare semplicemente nell'ultima scena finale. E nell'elefante della stanza ci voglio arrivare un po' più con calma, ne parleremo dopo. Clandestino, come non riesci a abbonarti? Cioè, una cosa gravissima. Dai, clandestino, io credo in te. Clandestino ha la spada gialla da me. No, questo è uno che ha un EP2. Sai chi l'ha fatta quelle mod? È vero, è vero. Le mod, non so le mod, sono badge. Sì, badge. E dove lo devo mettere questo? Nel tuo culo. Ma è questa l'ho servita io. Buonasera Giulia. Allora, l'ho servita io. Ammetti gli errori. È come quando fai quell'assist involontario all'attaccante o l'imperiante. Dice quello è colpa mia. Esatto, è colpa tua. E stavo dicendo, un altro personaggio che mi è molto piaciuto, al quale stanno dando una caratterizzazione particolare, che diciamo è in linea secondo me con quella che è la storia principale, non mi ricordo come cazzo si chiama, quello credo sia un personaggio di LOL, il ragazzo quello giovane, quello Jace, che Jace. Sì, lui molto 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 bene, perché sta diventando un personaggio grigio, molto più grigio di quanto non lo fosse soprattutto nella prima parte. Sì, che poi nella prima parte era praticamente perfetto, anche quando deve fare la presentazione ci pensa, però poi comunque sta dalla parte di Emerlinger fino all'ultimo, però, che forse fa un cambio troppo radicale. Però secondo me è molto bello il fatto che abbiano rappresentato effettivamente quello che ti può fare la politica. Esatto. Cioè il fatto che tu entri sempre con delle buone intenzioni. È vero, ma lo sai secondo me invece che cos'è? Perché lui cambia atteggiamento dopo la scopata. No, non è vero. No, lui cambia atteggiamento quando stanno a teatro. Sì. Quella è prima della scopata. Sì, quella è prima, però la cosa di Emerdinger è dopo. La cosa di Emerdinger, però lui cambia atteggiamento nel momento in cui prende gli accordi con gli altri. Sì. Perché praticamente sta accettando che la corruzione continui. Sì, però non pensi che addirittura arriva a levare Emerdinger. Cioè, un conto avere la maggioranza. No, ma nel senso, una volta che tu accetti che la corruzione dilaghi, senza che tu faccia niente, nonostante tu lo sappia, poi il resto, cioè, nel senso, lì hai diciamo messo da parte la tua etica personale. Infatti questa è quel personaggio è fatto molto molto bene, e diciamo che dal mio punto di vista è stata data meno importanza alla storia del cattivo in questa parte, l'ho visto molto più marginale a discapito ovviamente del famoso elefante della stanza in cui parleremo dopo, e perché quello è il momento clou. Ce lo teniamo dopo, ci arriviamo a un nuovo riscaldamento. E sono molto curioso poi di vedere come si evolverà questa specie di storia che è nata nell'ultima parte, l'ultima scena del sesto episodio, con questa sottospecie di pseudo, non so, animale strano. Io che aprirà molto probabilmente uno scenario. Io ho molta paura perché. Ma tu parli della parte di Singed e Victor. Sì. Victor stiamo con insieme. Okay, allora, io ho molta paura per una cosa, che non sarà una serie autoconclusiva, anche se teoricamente dovrebbe esserlo. No, non lo sarà. Non lo sarà, però in tre puntate, cioè tu stai a 6 su 9 e hai aperto ancora più porte, più strade, e sarà complicato secondo me. No, ma te lo dico già, finisce che non finisce.
Esatto, sarà un finale aperto. Ma non è un finale aperto, scusa, aspetta, non è un finale aperto, perché secondo me questa serie va trattata come un prequel. Cioè, il però finale, ci devono essere delle conclusioni il fina- delle no, storie. Ma il finale, tu già lo sai. Ah, il finale, finale, LOL. Il finale è come sono i personaggi in LOL. Sì, cosa però mi devono dare comunque... Ma che non ti piace, tu che cazzo ne sai? Non l'hai visto? Però mi devono LOL. Dare comunque... Fatto. Appunto per quello, cioè io sto vedendo una serie dal punto di vista dell'intrattenimento, quindi giudico la serie solo per quello che è. Quindi io giudico la serie senza conoscere i personaggi di LOL. E quindi? Quindi voglio che la serie che sto guardando abbia vita a sé a prescindere da LOL. Devi avere una vita a sé stante, proprio perché... Il fatto che, cioè, come se tu te guardi la prima serie di Game of Thrones, e che facciamo? Non va bene perché ce n'è una seconda. No, nel senso, quindi a me non interessa il fatto che ci sia un gioco che dovrebbe rispondere a delle ipotetiche domande. No, e di nuovo, perché questa è un'idea che vi siete fatti tutti quelli che non hanno mai giocato LOL. Su LOL di lore non c'è un cazzo, non c'è niente, cioè non c'è niente, zero. Ok, quindi al massimo loro arrivano lì alla fine, e in cui diciamo tutti i personaggi arrivano alla loro maturazione. Ok. Dopodiché, se la serie va bene, magari continuano. Fanno altre serie in cui magari potrebbero anche fare una serie intrecciata con effettivamente con LOL. Ma non lo so, se posso inventare. Cioè, l'importante è che, come ho detto, faccio sempre un Hunger Games, capito? Ma tipo, no, l'importante è che non facciano, per esempio, faccio sempre il solito esempio, la Joss Whedon cut di The Justice League, dove non ti viene spiegato l'incubo, perché il presupposto di partenza dell'incubo è che tu devi conoscere Injustice e la storia dei super. Non va bene. Finora dove erano gli Avengers? Gli Avengers lì non ci devono essere, bene che non ci siano. Si facesse loro. Ciao Dan. Adesso voglio vedere come mi spiegano col secondo trailer della Marvel dove erano gli Avengers quando al terreno c'era manina celestiale. Vabbè, comunque, dove era Wong, dove era Spider-Man, dove era Capitan Bucky, va bene. Allora, prego. Stiamo parlando di un'altra cosa. L'hai detto allora, a me queste tre puntate sono molto più... sì, ma non è che bisogna portarlo in esasperazione. Allora, cazzata. Va bene. Queste tre puntate mi sono piaciute di più, anche le parti d'azione secondo me sono ancora più belle. E maledetto, vedi gli episodi essere le peggio di Ripio. Vai parla tu. Oh no, parla tu. Cioè, se va che non l'ha visti, dici com'è possibile che qualcuno non ha visto. Ecco, vabbè poi magari sa recupera, dai. Prego. No, mi sono stufato. Meglio così. Allora, ho visto questi episodi, mi sono piaciuti molto di più, mi hanno fatto entrare di più nel mondo, e lo sviluppo dei personaggi mi è piaciuto tranne di uno, che purtroppo è praticamente il più importante. E io ti stupirò, secondo me lì non hanno sbagliato quello, ma un altro. Però ho capito dove vuoi arrivare. Io voglio arrivare a una semplice cosa che tratteremo tra poco. Sì. Però dal punto di vista delle azioni, di quello che succede, secondo me è molto figo. Mi è piaciuto. Mi ha trasmesso anche qualcosa, cosa che i primi episodi mi avevano trasmesso sni. Guarda, l'unico problema secondo me è che è palesemente troppo incentrata su un personaggio. Ma in realtà dà molto spazio a te. Beh, ammazza Jace. E tutta la storia è completamente. In realtà, slegata. No, dai, no. Beh, insomma, slegata proprio no. No, però... è una serie. In realtà, è una serie che ha molti personaggi. Sì. E li porta avanti e te li fa comunque capire, almeno a grandi linee, pur essendo comunque 10-20, cioè nel senso. Te li ricordi? Magari non ti ricordi il nome, però nel senso capisci. Poi hanno introdotto anche degli ipotetici personaggi per il prossimo atto, che sono gli skaters. Quelli. Gli skaters. Ma tu hai capito chi sono gli skaters? Sono tizi che vivono nei vicoli. Sì, ma... No, non sono mai giocato a LOL in vita mia. Non ci prova, non c'entra niente LOL. Sono quelli che si ribellano. No, ma c'è uno di quelli. È sicuramente un personaggio. È Jin? Non è Jin? Il capo degli skater. Ovviamente, ecco. Ah, ecco. Ragazzi, ecco, è l'unico personaggio che non si è più visto per tre episodi.
Ovviamente, ecco il, sì, sì. quello che dice: porta la via, non la uccidere. Però è passato così tanto, cioè, nel senso che è cresciuto. Sono passati più di 10 anni. Cresciuto come Jace. Jace è uguale. Jace è identico. Jace già, c'ha la barba. No, credo che nella la storyline sia un'evoluzione di almeno 8 anni. Sì, sì, una cosa del genere. Una cosa sì, del genere. Meno. Sì, sì, sì. 8 anni. Vabbè. Comunque sia, allora io. Cioè, devo dire, anche a me questa seconda parte, in linea generale, è piaciuta anche più della prima. Ah, e io avevo paura, meglio. Invece, fatta molto che non tenesse testa alla prima parte. E reputo comunque la fine della terza puntata il momento, insomma, più bello, più impattante a livello sia emotivo sia anche come è strutturato a livello registico, anche se ci sono state due o tre cose dal punto di vista, tra virgolette, tecnico, perché poi sono ignorante, però cioè la scena in cui lei accende il fumogeno blu è bellissima. No, no, è vero. Bellissima, vero. Bellissima, con i due amici che gli si vedono dietro, attaccati alle spalle quando sì, la sì, camera sì, gira, sì. E che tu fino a quel che tu non te lo ricordavi più che gli aveva dato quella cosa via, invece la ritirano fuori, poi sembra che non la veda, e invece poi va, cioè molto molto bella tutta quella scena. No, vabbè, ma visivamente è molto bella, ma anche a livello emotivo. Cioè, sì, anche a livello emotivo, ah, è no, figa quella sì, scena. Dai, sì, sì, sì. E, cioè, secondo me è proprio tanta roba, e mi è piaciuto tantissimo come hanno reso alcune scene in cui appare Jinx. Vabbè, visto e rivisto, visto, no, vabbè, rivisto. Però ci sta, nel senso, visto e rivisto, insomma, perché secondo me rende molto meglio in una serie animata rispetto a una serie. No, ma hanno utilizzato una regia particolare. A me piace, per carità. Poi è molto sperimentale su alcune cose. E poi ripeto, la Riot è sempre stata forte a fare queste cose. E il problema sono, secondo me, alcune cose nella trama. E poi un'altra cosa a me piace un sacco, che è un po' fanboy, forse un po', diciamo, per i fan, però il pezzo in cui si sente Enemy e ci sono gli Imagine Dragons come personaggi all'interno, bellissimo, ma che figata è! Sì, sì, poi le canzoni di Imagine Dragons ci stanno benissimo. No, ci stanno benissimo. Secondo me le hanno spammate pure poche. E cioè, troppo poco, cioè non lo metto di sì, può darsi. E vabbè, molto bello, sì, hanno ragione, cioè molto bella anche la scena in contrapposizione tra la scena del sangue che entra dentro al sì, diciamo a quello all'Hextech lì, bellissima. Quella sì, è bellissima, sì, quella bella. È fatta benissimo dal punto di vista registico, secondo me, proprio un trip. Ma un trip studiato bene, mi è piaciuto veramente tanto. Sì. Maggi, ti ascolto. Detto questo, molto bello, eh? Però c'è un problema. C'è un enorme problema, secondo me. Vediamo se è lo stesso che hai notato tu. Ecco, dobbiamo parlare di Joker. È arrivato il momento di parlare di Joker. Allora, palesemente, Jinx. Questa serie ha come fulcro portante, chiamiamolo così, per quanto non sia l'unica, personaggio di questa ragazza che hanno fatto impazzire. Allora, io mi posso anche accollare il fatto che tu me la fai impazzire perché male, ma mi spieghi che lei ancora ha delle ripercussioni mentali per quello che è successo in passato e parla con i tizi morti che tu me li fai vedere e lei palesemente sta dialogando con gli amici uccisi. Ma il mio problema grosso non è tanto quello, quanto ci sono delle scene anche molto fighe, secondo me, che però mi hanno un po' fatto storcere il naso. Una su tutte, quella scena onirica, molto molto bella, in cui il cattivo la porta in riva al fiume, devi, da un certo punto di vista, uccidere... Quello è il battesimo. Uccidere te stessa, bella. Primo.
scena di 20 secondi che cozza con quello che poi tu vedi alla fine. Perché lei non è vero che ha ucciso se stessa, col cazzo, perché lei può lanciare fumogeno perché la prima cosa che vuole fare è vedere la sorella. Io, il fatto è che non mi ascoltavi, comunque... Vuole vedere la sorella. Quindi di conseguenza questa cosa non è vera. Ma soprattutto, cosa più importante, tu mi hai fatto vedere un salto temporale così grosso, e però a me non sta bene che in questo salto temporale tu mi fai vedere che praticamente questa quasi manda a puttane i piani del cattivo per cercare di conquistare la città alta, e lui dice piccolina, sciocchina, non fare così perché non va bene questa cosa che fai, controllati. E io lì ho cominciato a storcere il naso, perché o tu mi spieghi come lei sia diventata il braccio destro, perché lei praticamente è il braccio destro. Vabbè, l'ha cresciuta lui. No, perché tu mi hai fatto vedere la fine in cui lui stava prendendo lei sotto la sua ala, non tanto perché voleva un braccio destro, perché non era quello il suo intento finale, ma perché il suo intento finale era cercare di utilizzare quella ragazza come ipotetica arma contro... Io invece sono leggermente in disaccordo, ma in accordo, mi spiego. Sono d'accordo che quel salto temporale ha dei buchi enormi, secondo me, che poi hanno ripercussioni purtroppo anche sulla trama, però ci può stare che lui dica: oh, il mio intento era quello, però poi questa qua si è rivelata un genio, cioè questa tizia è un genio, cioè avere dalla mia parte una come Jinx che da sola ne fa fuori 100, top, cioè nel senso ci può stare che lui abbia pensato questo. Il problema è lei, cioè lei che si schiera dalla parte di quello che ha palesemente visto che ha rapito suo padre, che ha cercato di uccidere tutti gli amici suoi, poi le ha uccisi lei per una combinazione fortuita, diciamo così, però tendenzialmente se no probabilmente l'avrebbe uccisi lui, non lo sai, cioè poi dipende, comunque lui era un nemico che ha comunque aiutato all'uccisione di tutte le persone che voleva bene, a cui voleva bene, e dopo me la tratti come se lei guardasse a lui come veramente il papà, il nuovo papà. Cioè io posso capire che sei matta, ma me lo devi giustificare. A un certo punto lei fa veramente di tutto per avere l'ammirazione di questa persona che lei dovrebbe tramare, Dovrebbe tramare nell'ombra per cercare di pugnalarlo alle spalle, ed era quello che avevamo detto, detto, lei avrebbe ha fatto così per fare buon viso a cattivo gioco. Fammi finire e poi rispondi. Va bene. Avevamo detto, appunto, tu hai detto espressamente che probabilmente aveva fatto sta cosa per non essere uccisa in quel momento. Questo non vuol dire fare buon viso a cattivo gioco. Ma questo non vuol dire neanche che poi ci passi tutta la vita e lo tratti come un padre. Allora. Non ha assolutamente senso. A parte che ti sei già smentito da solo, quindi è inutile che andiamo avanti sulla discussione, no? Perché tu prima mi metti in bocca delle parole e poi dici che sono altre che non sono quelle di prima. Mi sono sminchiato da solo. Perché tu hai detto che io avrei detto che lei, il motivo per cui l'ha fatto è che poi la voleva uccidere tramando tutte cazzate. Quella era la cosa giusta. Io ho soltanto detto l'altra volta che il motivo per cui lei è arrivata a fare quello è che era rimasta talmente traumatizzata dall'aver ucciso i suoi amici e dal fatto che aveva bisogno di sentirsi dire che non era colpa sua dall'unica persona che stima e rispetta, e quella persona invece gli ha tirato un pugno in faccia e se n'è andata, che in quel momento avrebbe accettato l'aiuto di chiunque. Sì, ma non è giustificabile che per anni poi lo tratti come un padre, quello. No, ma me lo devi spiegare. Ma ve l'hanno spiegato, ma semplicemente voi non capite, ok? Perché voi ormai tu che siete arrivati. Tutto, va bene, sarò io che giustifico tutto. Vediamo alla fine. Non è vero, perché palesemente Jinx ha uno sdoppiamento di personalità. Non c'è mai un momento in cui lo dia lui. C'è un momento in cui lei vuole ammazzare lui. Mai. Lei non vuole ammazzare lui perché a lei di lui non gliene frega un cazzo. Non tu è che vero. Dici che non cerca, è vero. Cerca il suo. Beh, non è vero. Cerca non, la non, sua è vero, non è vero. Non è vero. No, ma è vero. Come ti pare? Ragazzi, Jinx non cerca l'approvazione. Mi ricordo in quell'occasione, ma lo abbraccia proprio con modo di fare paterno. Lo abbraccia come l'aveva abbracciato la prima volta quando stanno lì nell'acqua. Perché quell'abbraccio per Jinx significa
che non è colpa sua, che quella cosa non è successa. E infatti lei parla con i robot che fanno finta di essere, cioè che lei gli dà l'entità dei suoi amici per in qualche modo giustificare il fatto che non l'ha uccisi. Cioè quella Jinx che parla con i robot è perché lei fa finta che non sia mai successa quella cosa, perché altrimenti non potrebbe giustificarsi davanti a se stessa, ok? E in tutto questo Silco non ha fatto niente di male, perché se Silco ha fatto qualcosa di male, allora l'ha fatto anche lei, e visto che lei si autoconvince che non ha fatto niente di male, non ha un motivo, ma non ha neanche la forza per poter accusare Silco di qualcosa. Tanto più che se voi vi guardate le prime tre puntate, Jinx con Vander non ci parla neanche una volta. Ok, Jinx rivolge parola soltanto con V e per insultarli. Ma se poi lo vanno Milo a salvare insieme, cose, cioè ci teneva. No, Jinx non vuole andare lì a salvare Vander. Ma ci teneva Jinx Vander. Vuole essere d'aiuto al gruppo, in particolare a V. E infatti, quando salta per aria la bomba, lei è felice perché finalmente ha fatto funzionare quella cazzo di scimmietta. E quando arriva davanti a V, che dietro di lei c'è Vander morto, lei va lì felice perché gli fa: hai visto che ha funzionato? Ce l'ho fatta finalmente. A lei, che c'è lì Vander là dietro, manco se ne accorge, ok? Lei voleva essere d'aiuto per dimostrare a V e agli altri due che lei poteva stare nel gruppo. Secondo me, okay? È un buco di trama. Secondo te, no, questo è successo davvero? Secondo sì, te? Sì, quello okay. È successo, ma, no, è successo, ma è davvero. Il rapporto che ha con Coso. Non me lo spiego. Guarda che, è lui, cioè, allora, per come la vedo io, lui prova affetto, probabilmente si sta innamorando di Jinx. Silco lo usa, cioè, no, vuole, cioè, l'approvazione di Silco. Ha interesse a stare lì perché è l'unico che gli ha dato una casa, no, quando V se n'è andata via. Ma appena scopre che V in realtà è ancora viva, e quindi appena vede la possibilità di avere qualcos'altro che non sia Silco, se ne va subito. Non gliene frega un cazzo di Silco. Non se n'è andata, vede, eh? E si vede come non se n'è andata. Ha appeso la tizia e è andata lì a sperare che arrivasse. A quella tizia gli stava sul cazzo di Silco, per chiudere, perché, Silco, era la prediletta di Silco. No, ma questo ti fa capire che in realtà, prima di tutto, il personaggio è molto più razionale di quello che te lo vogliono far passare. Perché comunque spera ha uno sdoppiamento di personalità. Ma va benissimo. E infatti la Jinx che accende il coso blu non è la stessa che poi spara a tutti. Chi è? Grazie, clandestino. Bella, clandestino, grazie mille. Ma scusa, ma non ho capito che cosa è successo. Non, cioè, ti sei sabbato tu. Hai regalato l'abbonamento perché non riesci a sabbarti. Allora, mio fratello è figlio unico, adesso lo deve... Non riesco a abbonarmi. Ma com'è possibile questa cosa? Anche c'è il Prime. Perché puoi regalare un abbonamento a qualcun altro? Sì, ma l'ha regalato, quindi non lo sta facendo col Prime. Non lo stai facendo col Prime. Ma scusa, ma hai provato tipo ad aggiornare, a fare, non lo so. Vabbè, comunque. Da telefono è più difficile. Per quanto. Date una top a questo sì, per quanto mi riguarda, la top te la sei guadagnata a pieno. Quindi. Sì. E per quanto mi riguarda, comunque, la cosa che cozza con tutto quello che stai dicendo è per l'appunto la scena onirica del battesimo. Perché lì capisci proprio che in realtà c'è un non detto tra di loro, c'è un rapporto molto più profondo che cozza col fatto che secondo te lei sta lì soltanto per interesse personale. Non è vera questa cosa. Ma si vede, ma come gli parla? Esatto. Come lo. Cioè, no, ma perché percepisci che lei ci dice, lei ci tiene a Silco, dice non fare questa cosa, e lei prende e fa saltare per aria tutto, e lo fa proprio per avere l'apprezzamento di Silco, perché poi gli fa: e guarda che cosa ho preso, esatto, però bravo. E lui fa: brava. Vabbè, nel senso, non è che lo fa per andare contro a Silco, no, lo fa per Silco, perché che Silco gli fa una cosa e lei ne fa un'altra. No, lei non lo fa per Silco, lei lo fa per dimostrare a tutti che lei riesce a fare le cose. Lei vuole approvazione da Silco. Sì, ma nel senso, sì, ok, va bene. È egoistica. No, non è vero, perché comunque se tu ci pensi, il tema scatenante che poi porta ad indagare nei vicoli è che semplicemente lei, questo tuo ragionamento, allora lei avrebbe dovuto fare qualsiasi cosa e fa fare questo atto di ribellione, non prendendo in considerazione
quella gemma che poi serve a Silco. Quindi lei lo fa con un tornaconto, non soltanto personale. Ma la gemma la prende sempre per potergliela sbattere in faccia. No, è vero, la gemma la prende perché ha un scopo. La gemma non gliene fotte un cazzo. La prende per sbattergliela in faccia, perché infatti succede così. Perché quando lui va da Jinx, perché non è che Jinx va lì e gli dà la gemma, no. Quando lui va da Jinx e gli fa: oh mortacci, no, ma che cazzo fai? Cioè, ma hai visto che hai fatto? E lei gli sbatte la gemma in faccia per dire: hai visto? Adesso che dici? Sì, ma è una cosa che fanno i bulletti, cioè non è una cosa perché no, perché è affezionata. Lei cerca l'approvazione di Silco in tutti i modi. No, ma poi la cerca negli altri. Perché lo scopo di quella gemma è creare delle armi, quindi di conseguenza lei vuole semplicemente utilizzare la gemma per fare le armi potenti che si mette là nel laboratorietto con l'elica a creare le armi. Quindi lo fa con un fine col fine che asseconda il fine del cattivo. A parte il fatto che a seconda del suo fine, cioè, il fatto è, lei magari non lo sapeva, magari sì, in realtà non è che si è capito tanto. Che cosa della gente? Però tendenzialmente quel cazzo che non lo sa, lo sapeva benissimo, è andato a corpo sicuro al piano di sopra. Sì. Che cazzo dite? È andato a corpo sicuro. E comunque sì, a parte che lei era una delle poche che le aveva viste già le gemme. Ma sì, andato a colpo sicuro. Quindi in realtà la gemma quella raffinata non l'ha vista, cioè gli unici quello che la conoscono, certo, persone. Però nel senso, una volta che la trovi sai che cosa hai trovato. Vabbè, però sì, può essere, però sicuramente pensava che, dato che c'era una grande rivelazione di Jace, eccetera, lei voleva fare disastro al giorno del progresso. Lei voleva rubare, creare scompiglio, ma anche rubare le cose che probabilmente avrebbero dato qualcosa al pubblico. No, ma non solo, ma inevitabilmente, cioè, sceglie proprio quel posto specifico non a caso. Non è padre, e quello là è un tizio che gli ha massacrato la famiglia. Questa storia è ok, l'ha massacrato lei perché ha sbagliato una cosa, ma quel tizio avrebbe ammazzato tutta la sua famiglia. Non ci sta ma come funziona? Ma che stai, mi hanno ridi le porte, fai la cosa all'intenzione. Ormai, ma tu vedi un tizio che vuole con un coltello vuole ammazzare tutti. Lo vedi là, tizio che manca pazza a tutti, Silco aveva legato venderli. Ora non so, gli avrebbe fatto le carezze, non lo so, non credo. No, lei non c'era proprio, non... diciamo, in quel momento. Beh, una certa lo vede due fazioni, vede i suoi contro gli altri, no, e lei infatti invia la scimmietta per aiutare i suoi amici. Beh, vabbè, lei vuole... Quindi lei sta dalla parte loro. Sì, ma lei va lì... Ma ovviamente! E ci manca che sta dalla parte loro. Ma proprio perché stai dalla parte tua, se ammazzi la metà della gente che sta dalla parte tua, e se per me ti hai fatto un po' una cazzata. Sì, ma non ti schieri comunque dalla parte dell'altra. No, questo non è un ragionamento logico fatto da una persona esterna ai fatti. Quella è una ragazzina di 8 anni che ha ucciso i suoi amici. Non ragiona logico come ragiona Livio, se sì, non ragioni. Ma che discorso fa? Ma è una questione, è proprio perché c'ha 8 anni, ragiona anche di sentimenti, di impulsi. Lui è l'unico che va lì e gli dice: non preoccuparti. No. Ok? La gente dice: no. Almeno quando cresci, come al solito, perché io non lo farei mai. La differenza tra me e te è che io quello che ha fatto Jinx non lo farei mai, ma capisco che lei lo farebbe, ok? Tu invece dici: non lo farei mai, e quindi non lo farebbe mai manco lei. È così. Sei un fanboy. Attenzione, ha senso quello che dici. Ma il problema è proprio questo. Quindi, nel momento esatto in cui quando cresci, fai 2+2. Esatto, in cui lei vede il cattivo come l'unica figura alla quale potersi appoggiare dopo aver capito di aver fatto una cazzata, allora a maggior ragione tu non mi puoi rispondere dicendomi che a lei non gliene frega un cazzo del cattivo. È qui che c'è la cosa che collide. Perché in realtà non è vero. Perché proprio questa è la cosa. Allora, è che quello che io voglio che mi venga spiegato è come siamo arrivati a lei. Non lo tratta come un estraneo. Lei sta lì semplicemente perché lui gli permette di fare il cazzo che vuole. Lui gli ha dato un laboratorio dove costruirsi le sue cose. Gli ha dato la possibilità di dare sfogo alle sue. Insomma. Verso Piltover, anche perché comunque sia lei, vabbè, come tutti gli Zauniti odiano Piltover, e in quel momento Silco è la persona più potente di Zone, e quindi stanno sotto Silco, lei può andare a mettere le bombe a Piltover quando cazzo gli pare, ok? Cioè, è una Che ovviamente a lei
fa comodo. Ah, cioè, quindi fammi capire, la stai banalizzando, dicendo che prima dicevi rapporto... non sapeva niente, così invece adesso addirittura calcolatrice che sfrutta Silco per no. Ma so, lei ha affetto per Silco. Sì, non è una cosa per, cioè, non è che affetto vuol perché dire mi dà le cose, sì, non è così. No, c'è anche sicuramente la componente egoistica, ma quello che secondo me non hanno spiegato bene è questo. L'hanno fatto capire male. È tutta la parte che c'è del non detto, nel quale tu, per esempio, capisci benissimo che Silco oramai vede in lei qualcosa che inevitabilmente non avrebbe mai potuto vedere quando lei aveva 8 anni. Ma che c'è da capire? No, scusate, non l'hai capita. Non è che non, cioè, lui stesso ti dice non avrei mai immaginato. Il problema è lei, perché lui ha fatto la cosa migliore. Lui ha fatto la cosa migliore, è lei. No, ma che non, ma ha non, senso. Stiamo parlando della cosa che ha fatto, stiamo parlando di quello che lui dice riferendosi a lei dopo gli 8 anni. Lui dice che Jinx è andata molto oltre le sue aspettative. Ah, beh, certo. Ok? Sì. E giustifica quindi questa cosa all'altra tizia quando gli chiede: ma perché ce la dobbiamo tenere? Sì, sì, e lui dice: vabbè, questa qua è OP, okay? Cioè... Ma la verità, secondo me, è che non è quello il motivo, o non solo, perché secondo me Silco è innamorato di Jinx. Ma vedremo nelle ultime 3 puntate, ma secondo me Silco prova qualcosa a livello sentimentale per Jinx. Ma lo stesso e Jinx lo prova, no! E Jinx no! Quando, cioè, se dovesse succedere questa cosa, sicuramente Jinx, vabbè, gli dà un palo enorme. Vabbè, qui stai facendo illazioni. Vabbè, ho capito, stiamo qua. No, perché questa... No, nel senso, c'è tutta la scena... Visto. No, perché c'è tutta la scena... Quello che abbiamo visto, che ti dico, è che io ho percepito della tensione anche sessuale di Silco verso Jinx. Sì, ma anche questa lei cosa non ho... fa la no. provocatrice. Ma lei fa la provocatrice con tutti, lei via per culo tutti, è super carismatica. Ma tra l'altro messa a schermo benissimo, cioè tutti quanti hanno amato Jinx nella sua stranezza. Ok, super carismatico. No, c'è tutta la scena. Vabbè, tutta sì, la è il Joker. Ma c'è tutta la scena, quella lì onirica, che cozza con quello stesso. Quello là è il tipo di personaggio. La scena del battesimo è palesemente... Sì, ma la scena del battesimo la vuole fare Silco. Ok, lei va lì e gli fa mi sembra abbastanza convinto in quella scena, no? Lei gli fa bla bla bla, me l'ha ripetuto 1000 volte questa storia, perché ti fa capire che ci sarà stato questo confronto tra Jinx e Silco riguardo Vander, e Silco gli ha detto: guarda che io ce l'avevo con Vander perché lui ma ha ucciso quest'occhio, me l'ha fatto lui, non sono io il cattivo, è lui che è uno stronzo. Ma questo non c'entra niente con il rapporto che c'è tra loro. Sto parlando della giustificazione. Mio fratello, io sono assolutamente in disaccordo con quello che hai scritto. Se fai il gioco della torre a Jinx, cosa butti giù tra Silco e la monnezza? Lui dice di buttare Silco, cazzata. Vabbè, secondo me, guarda, secondo me è eccessivo. No, quella scena è palesemente un non detto, nel quale ti viene spiegato che, per l'appunto, il personaggio di Joker, perché per me è Joker, c'ha questa sottotrama, ok, spiegata male dal mio punto di vista, per la quale ti viene detto che, per quanto lei possa sembrarti il Joker, in alcuni momenti ha lo stesso modo di fare che Harley Quinn con Joker. E di conseguenza c'è qualcosa di molto più profondo, anche perché l'ha cresciuta per 8 anni, non l'ha presa nel suo momento massimo di debolezza, nel momento esatto in cui lei ha creato un trauma, e lo capisci semplicemente anche soprattutto nella scena in cui lei gli fa vedere la gemma. Cioè, in una situazione normale, un sottoposto galoppino del genere che fa un atto così di ribellione nei confronti di un ordinatore capo, pie schioppa. Certo. Nella maggior parte dei casi è così. Quindi... c'è sicuramente un non detto, ma infatti è molto più lui che è disposto, ma tu la guardi solo... lei è disposto, tu la guardi solo dal suo punto di vista. Ma io perché l'ho percepita così? Io perché l'ho percepita molto a senso unico. No, come... perché in realtà, cioè, non è che Jinx lo tratta come un qualsiasi estraneo, cioè, Jinx magari sotto sotto gli sarà pure riconoscente del fatto che lui l'ha salvata. Io ho visto come se lui gli chiedesse tipo:
vai, rischia la tua vita per fare sta cosa, lei lo fa. Ma quando mai, ha rischiato la sua vita per avere la sua occupazione. Ma fa, non hai capito niente di quella cosa. No. Jinx lì risuccede la stessa cosa che è successa nella terza puntata. Vanno a fare una missione e lei non ce la mandano. E Blue Circle gli dice no, tu non vai. E come nella terza puntata, lei ci va uguale, fa saltare per aria tutto, torna a casa e gli fa, hai visto? Ci dovevo andare pure io, ma va benissimo, perché io le so fare quelle cose. Va benissimo, okay? Tutto, quello che è la voglio... stessa cosa che gli succede. No, va benissimo tutto, ma tu guardi semplicemente il punto di vista pseudo-sentimentale dal suo punto di vista di lui verso lei, non guardando quello che è, perché tu pensi che la relazione sia tu pensi che la relazione sia unilaterale, quando secondo me è molto bilaterale, anche perché lei lo percepisce come un mentore, ma si vede proprio nella scena che è il passaggio di consegne, in quella scena onirica che secondo me l'avrebbero dovuta sviluppare meglio, questa è una delle critiche più grosse che io faccio, che mi pare il quinto episodio, non mi ricordo se è il quarto o il quinto, nel quale c'è la famosa scena del battesimo che poi si conclude con una chiusura a schiaffo e apre un capitolo diverso, cioè non gli dà continuazione, finisce là, te la fanno morire così, scena onirica, e là si vede proprio che c'è un rapporto bilaterale, poi che lui sia molto più preso di lei, siamo d'accordo, ma tu non puoi partire dal presupposto, se mi sbagli quando parti dal presupposto che non c'è nessun tipo di interazione al contrario e mi dici che lei è totalmente assente dal suo punto di vista. Ripeto, non è totalmente assente, semplicemente cioè se deve scegliere tra il suo orticello e Silco, Silco lo manda a fanculo. Ed è la dimostrazione nella sesta puntata, cioè, quando lei se ne va e cerca V, perché il personaggio di V per Jinx è su un piedistallo del tutto diverso. Sì, siamo d'accordo, certo. Però la cosa, ha maggior ragione dopo la fine del sesto episodio, quindi torni ancora di più verso quello che è il tuo mentore, creando una relazione simbiotica ancora più profonda verso il tuo mentore, quando scopri che in realtà tua sorella ha una specie di amica galoppina con la quale dal tuo punto di vista sei stata sostituita, e questo crea una frattura anche ancora se, più profonda. Anche se, ripeto, dobbiamo molto vedere, anche perché lei la prima volta che vede Jinx gli spara. Ma che senti? Lei pensava che fosse Jinx e gli ha sparato subito. Non ho capito chi. All'inizio, Jinx. Al quarto episodio, quando arrivano gli scherzi. Lei vede una con i capelli rosa, e non è che dice, oh sorella, gli spara subito. No, allora, innanzitutto stanno combattendo, cioè, e semmai è B che ha attaccato Jinx. Perché B vede Jinx. Jinx vede una tizia. Sì, però lei vede, lei dice, B... e poi gli spara. Oh, clandestino, la top five, cazzo. Quando torna, dice... non è possibile fosse Jinx, perché Jinx mi ha detto che sì, è morta. Infatti, è perché vuol dire che quando gli spara dice no, questa non è G, non è V. E sai anche ripeto, perché non dice, si capisce perché a gli sta menè. Ma cosa non si capisce? Se quando torna dice quella non quando è V. Quando torna in quel momento non si capisce. Ma che devono fare? Fermano la citazione e fanno lo spiegone. No, ci sono varie cose. Tu puoi inquadrare la faccia di top 5, oh, vabbè, mi difetti? Oh, vabbè, solo? Mamma mia! Io qua Livio si scatena. Mamma mia, guarda, troppi. Qua Livio non gli basta una top 5, Sì. Scusa, è meglio li deve fare di se stesso. Hai fatto proprio, mi hai fatto un regalo veramente gigantesco. Meglio, sì, li faccio di me stesso. Gigantesco. Vediamo. Tu che dici i tuoi difetti, non ci posso credere. Non so usare il computer. I suoi difetti sono questi, che è stronzatina, tipo non so raccogliere la penna con il dito medio del mio piede. Questo ragazzo questo ha molti problemi. Questo qua saranno i difetti che si troverà meglio. Non raggiungo lo splendore del sole. Comunque sia, non mi ricordo di che stavamo parlando. Di lei che spara alla tizia che in realtà non è vista. Pimpio. Vabbè, cioè, non ho capito qual è il suo. Vabbè, allora io ripeto, cioè, che secondo me, capito, allora, cioè, non lo so, allora, la regia deve essere brava a farti capire determinate cose. Quando c'è un dettaglio importante, si inquadra, che ne so, se vedi uno che tira fuori le chiavi mentre cammina, se tu inquadri le chiavi, sai che quelle chiavi avranno un risvolto nella trama, cioè funzioneranno a qualcosa. Ok, che se non me le inquadri, secondo me è un e poi mi dici l'ho aperta perché avevo le chiavi, è una stronzata, cioè è fatta male, ci può stare che le aveva le chiavi, ma non me l'hai fatto capire nel modo registico.
Non me l'hai fatto capire a schermo. No, ma non sai, ho capito cosa non è che c'è. Nel senso, in allora... quel momento ti fanno palesemente capire che lui, lei ha ucciso V. Ha ucciso V. Lei vede, fa V e poi gli spara. Non ti, no, dice, non ti fanno vedere la faccia, non ti fanno vedere nulla. A parte che non è vero, perché lei si ferma, fa V ed è lei, ed è V che ricomincia a combattere. Quindi sì, ma lei non gli spara. Non c'è, ho capito, che devi fare? Quella ti mena, tu che fai? Non fai niente. Ma dall'altro dopo c'è anche un rafforzativo che quando torna indietro dice: ho trovato una ragazza di capelli rosa, ma non sì, poteva sì, essere vivo. Dopo, perché... dopo, sì. Cioè, 5 minuti dopo. Ripeto, allora, no, le cose... già ti sei rotto il cazzo 5 minuti dopo. Ti l'ho appena spiegato. È come guarda che si è preso. No, sei tu come dici perché gli Eternals? Perché gli Eternals stanno sulla Terra? Te lo spiega a metà film, è troppo tardi. Non è troppo tardi. La stessa cosa. Sono le intenzioni. No, non è quello. Le intenzioni della spiegate. Le intenzioni della spiegate. Ma che ti deve fare più che spiegarti? La voce. Cioè, te proprio te l'ha fatta capire a voce. Lì non ti fa capire, ed è comunque una stronzata, lì non ti fa capire il fatto che lei, prima di sparargli, abbia capito che lei non sia V. Non ha capito. Ah, okay. Non ha capito niente. Lei è confusa dal fatto che vede una tizia che sembra V, ma gli hanno detto che è morta V. Ok? No, certo. È confusa, dopodiché continua una battaglia, lei combatte, se quell'altro gli mena pure lei. No, sì, poi torna indietro e uccide in un colpo. A parte che non è morta, quindi non è vero che l'ha ucciso. Come no? Ma muore quella tizia. Morta lì. No, la tizia è morta, quella tizia a cui spara. Se pensava fosse V, gli spari alle gambe, cerchi di fare, cioè non l'ammazzi sul colpo. Non mi ricordo se è morta. Ma che cazzo stai a dire? Vabbè, tu non hai proprio capito un cazzo di quello di cui sto parlando, allora. Nella quarta puntata, quando loro vanno a portare il liquido di merda, e arriva il e lei vede sta tizia che non è V, lei, quello che fa, distinto, gli spara e l'ammazza quella tizia. Non ha remore il dire, cazzo, è V, spariamogli magari alle gambe. No, la uccide secca, allora, quello sto innanzitutto, dicendo. Innanzitutto lei si ferma. Sì, perché c'ha la coda. Quando lei continua a menargli, gli spara perché lei gli sta menando. Cioè, se ma poi gli spara. Queste sono cose che, cioè, ci potrebbero anche stare, ma che non ti fanno capire a schermo. Ma come? Ma che ti devono dire? Sono relazioni che fai capito, tu perché ci stanno i balloon. Ma te lo. Allora, sono cose con un'inquadratura tu lo puoi far capire. Con un'inquadratura tu lo fai capire, è lì che sta la bravura della regia. Qual era? Allora, hanno scelto. Far vedere un dettaglio che ti faceva capire che non era V, lei capiva e gli sparava, punto. Ma a prescindere da questo. Sono dettagli. No, e quello non va bene. Quello non va bene perché lì stai dando una giustificazione a Jinx per sparargli. Invece, lei gli spara nel caos del non capire cosa sta succedendo e se lei è un meno V. È uguale. Ma nel momento in cui sta combattendo per la sua sopravvivenza, lei gli spara. Non va bene. Perché non va bene? Non va bene, perché se sai che è V, non gli spari per ammazzarla. Innanzitutto che... metti inerme, cioè ti hanno fatto vedere Jinx come una tizia OP che può fare qualsiasi cosa, sparagli alle gambe se pensi che sia V. La uccide. Aria, spara le gambe, casca a 8000 metri. Infatti, gli ho detto, vedi. Poi, però, ovviamente c'è ancora l'affetto tra sorelle. Che secondo me, palese, che una certa Jinx si ribellerà a Silco così. Ma non te la stanno impostando bene. Non te la stanno impostando bene. Non ti stanno preparando la crescita che sta avendo questo personaggio nei confronti di Silco. Te la stanno preparando. No, sai che c'è più che altro. Ti stanno preparando soltanto il rafforzamento che il riavvicinamento che sta avendo con la sorella, che poi probabilmente ci sarà ma sempre gli ha lasciato, questo. Ma gli ha lasciato una tizia morta. Perché quella tizia la odia, perché la vede come una rivale per arrivare a Silco. Ma ci ha scritto sei un bugiardo verso Silco, eh? Addosso alla tizia c'è scritto sei un bugiardo. Non mi ricordo. No, vabbè, ma la tizia, lei ci ha scritto sei un bugiardo, cioè liar. Che quindi vuol dire che non è l'ha presa proprio benissimo, che episodio era? È il sesto episodio, l'ultima metà. No, ma a prescindere, cioè, se io ho trovato il salto temporale era l'unico modo
per cercare di creare a schermo il personaggio di Joker, altrimenti non l'avresti potuto creare. Ma non è vero, è semplicemente che era una parte che hanno reputato noiosa da mettere a schermo. Va bene, allora io ti voglio anche dare retta, tu me la reputi noiosa. Allora però il problema grosso è che se da un lato mi crei questo personaggio con questo, chiamiamolo, sdoppiamento della personalità, come tu dici, allora però mi devi spiegare come siamo arrivati a far sì che innanzitutto lei sia diventato il capo, il vice re. Mi devi spiegare. No, aspetta, questo te l'hanno spiegato. Vabbè, allora, questo l'hanno spiegato. Quello ci può stare perché lei è un genio. È un genio della. Ma come che vuol dire? Lei serve a Silco. Ma non è vero. Infatti, sì, te stai di una cazzata perché dice Liar indica la tizia, non indica lui. Cioè, è vero, me la ricordo. Cioè, la freccia verso l'alto, con scritto bugiardo. Bugiarda, perché in inglese non si sa, esatto, e indica la tizia, quindi è la tizia, allora, che era bugiarda. Ok, qua possiamo avere due modi di vederla, non lo so quale è quello giusto, perché non c'è sesso in inglese, c'è scritto Liar. A me mi pare che lei sia una che se vendica, se vendica. Quindi, cioè, se avesse voluto dire qualcosa a Silco, sarebbe andata a Silco, invece no. Io l'ho vista tanto come una rivalità di quella tizia, perché quella tizia la vede più vicina al capo di lei e la fa fuori anche per questo motivo, perché lei va nelle missioni, perché lui gli dice perché lei è meglio di te su alcune cose, bla 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 bla. Vabbè. Poi a chi era riferito penso che si capisca meglio. È palesemente riferito a Circo. No, vabbè. Non ci bastava questa ambiguità, in realtà non lo so, vediamo a chi è riferito. Però a me indicava Circo, non indicava lei. Vabbè, però insomma una freccia su una persona che indica, diventa la seconda di Circo. A me mi sembra che in tutte queste tre puntate lei fa di tutto per avere il compiacimento e l'approvazione di Circo. Oh, lei fa di tutto, lei fa di tutto per poter far saltare per aria Piltover, ma come non si capisce che lasciano lì di più che lei vuole l'approvazione di Silco. Ma allora, no, questo è quello che capisci te, perché io invece non lo so, ho visto già male. No, perché io ti ho già detto, lei non cerca l'approvazione di Silco? Lei non fa tutto quello che fa il battesimo, eccetera. Il battesimo lo fa per far saltare in aria Piltover. Ma il battesimo sta lì che è scazzata. È scazzata che lui gli comincia a fare la storia di Vander, lei gli fa bla bla bla, me l'ha raccontato 100 volte. Va bene, perché semplicemente non erano mai arrivati tutti al punto. Percepiscono come Silco, solo te l'hai percepito così. No, semplicemente il battesimo è quello che lei fa di tutto per avere l'approvazione di Silco, non lo fa per far saltare in aria Piltover. No, allora raga, allora l'approvazione vera, se una persona dice stai fermo, tu stai fermo. Se una persona dice stai fermo e tu fai il cazzo che ti pare, non stai cercando l'approvazione, no, stai cercando di dimostrare a quella persona che ha detto una cazzata. No, tu stai dimostrando a quella persona, guarda che cosa faccio io per te. Tu mi hai detto di non andare, io ci vado e ti faccio vedere. Non è per te, guarda cosa so fare io. È io, non è il Silco, è io. Jinx vuole dimostrare che lei è figa. A lei, a chi lo dimostra? Ne frega un cazzo. Beh, no. Tu gli dici non andare? Tu gli dici non andare? E lei ci va. E lei ci va perché non vuole la tua approvazione, vuole dimostrarti che lei è meglio di quello che tu pensi. Ma in realtà, okay? No, perché lei è figa. Non è quello, è che comunque sì, ma i bersagli che lei va a colpire sono bersagli che hanno una importanza strategica non tanto per se stessa quanto per il bene ultimo del capo per il quale lavora. Cioè anche il fatto che lei partecipi sopra al trespolo alle riunioni, lei non è che sta lì a caso, è che perché semplicemente lei ha introiettato dentro di sé quel ruolo proprio perché crede nella istituzione che in quel momento rappresenta. Cioè lei è il vice capo e quindi di conseguenza crede nel progetto di Silco proprio perché Silco l'ha responsabilizzata, e la scena del battesimo serve a suggellare proprio questo. Cioè lei non è che fa le cose, c'è sicuramente una componente, chiamiamola egoistica, ma non è il fulcro principale della sua azione, perché altrimenti non sceglierebbe quelli che sono gli obiettivi strategici. Ma certo, ma invece è ovvio che scelga gli obiettivi che vuole Silco, perché altrimenti non gli potrebbe dire sono figa, perché se lei prende e fa esplodere una cosa a caso, non è che prova da Silco e fa, hai visto che bello, e Silco fa che cosa? Che sti cazzi? Che cosa?
Ma no, assolutamente, cioè, no, perché... cioè, no, non ti dice sei figa perché non hai fatto esplodere una cosa che gli interessava a lui. Lei va a fare ma come nel terzo episodio, cioè il terzo episodio è un foreshadowing di quello che succede pure dopo, perché succede la stessa cosa. Lei gli viene detto non andare, lei ci va uguale, fa saltare per aria tutto, facendo dei danni rispetto a quello che avrebbe dovuto fare, per cui la persona a cui stava dimostrando che lei lo poteva fare si incazza. L'unica differenza è che, essendo cresciuta, riesce anche a portare qualcosa che gli possa far dire no caro, c'ho ragione io stavolta. Tu stai sottovalutando l'importanza di quella scena onirica del battesimo, che è proprio una scena messa lì, fatta apposta per suggellare quello che è un rapporto simbiontico tra maestro, allievo, allora, capo, allora, successore, allora, amante. Ovviamente, ovviamente, detto questo, a Jinx interessa molto meno che a Silco quella cosa. Jinx la fa perché Silco gli dice facciamo sta cosa, e lei dice vabbè facciamo sta cosa per l'approvazione ma di no Silco. Per l'approvazione di Silco, perché è una cosa che non gli costa niente da fare. Ma queste sono relazioni tue completamente a caso, perché non gli costa niente, come le tue, cioè, ma no, le cose che ti mettono a schermo. Non è vero perché se voleste l'approvazione di Silco rispetterebbe quello che gli dice. Lei fa il cazzo che gli pare. Per te, quindi, quella scena del battesimo, la tua interpretazione è che Jinx la fa perché non gli costava niente farla. Sì. Ma come sì. Cazzo li vedi, sì. Il film? Sì. Ma sì. Come? Sì. Lei lì, non è, no, non è lei che vuole fare quella cosa. Magari. Non è lei che vuole fare quella cosa. No. È Silco che ce la porta. E lei lo fa per avere la situazione. Ma lei lo fa. Ma scusa, ma che cosa avrebbe dovuto fare? No, io non so, cioè. Ma no, facendo questa cosa, non vuoi fare, non me la metti quella scena. Non mi metti una scena dove lei fa una cosa tanto per una scena inutile. Questa è una scena che poi allora questo punto, se come dici tu la puoi prendere e la levi, no, cioè non serve a nulla, no, non è il personaggio di Silco, non è vero, no, ripete le stesse non cose, no, perché, no, non perché, è vero, no, non è perché vero. Poi c'è lo zoom sul primo piano non su Silco che la battezza ma su lei che viene battezzata, quindi ti fanno vedere il primo piano della ragazza battezzata e che in quel momento sta realmente compiendo quello che è un passaggio, perché lui glielo preannuncia dicendo tu devi far uccidere, tra virgolette, devi far morire la vecchia te per poter fare rinascere. Ma questo è il minimo. Che è falso, che è falso, perché se fosse andata come dite voi e quindi quella scena avrebbe avuto senso, sarebbe morta Powder e quindi non accendeva il cazzo di coso blu. Vabbè, no. Invece lei lo accende perché Powder non è morta manco per un cazzo. No. Silco prova a far staccare Powder da Jinx, ma non ci riesce. Non ci riesce. No, ma in realtà non è un buco di trama. È semplicemente che voi non accettate il fatto che per una cosa hanno messo una scena dove la spiega. Vabbè, non gli costava niente fare. No, perché ci sono due personaggi in scena. Non è che deve avere senso per tutti e due. Quella scena ha senso principalmente per Silco. Poteva tranquillamente cosa? Puoi tranquillamente fare una scena allora di solo Silco che riguarda le acque e rimembra. Ma in realtà, perché non ci sarebbe il suo tentativo di estirpare Powder da Jinx per rendere al suo secondo. Perché infatti quello che ti dicono è che è quell'altra ancora il secondo. Di Silco. Ti spiego. Non è Jinx il secondo di Silco. Spiego. Secondo me è tutto. Andiamo a rivedere. Scommettiamo che tutti dicono che lei è l'altra tizia al secondo di Silco. Tutta la prima parte di questi tre episodi sono Jinx che cerca l'approvazione di Silco e dopo fa il battesimo per avere l'approvazione di Silco e per distruggere la sua Powder. Però poi la tizia gli dice, guarda che vi è ancora viva. Allora le dice, allora Silco mi ha detto una cazzata. E allora è lì che si mette ad accendere il coso. Se quando fosse morta Powder non gliene fregherebbe più niente. Se fosse morta Powder. Fino a quel momento lei cercava l'approvamento di Silco. No, lo se fosse capisce morta dopo. Powder non gliene fregherebbe niente comunque. Visto vabbè, che Powder non è morta. Perché è come la storia di Aria. Ti fanno vedere per tre stagioni che è nessuno.
Allora che facciamo? È tutta una merda Game of Thrones perché poi lei non è vero che non è, che è nessuno? No, semplicemente provano a farla diventare nessuno, ma non ce la fanno perché Arya non diventa nessuno. C'è ancora Arya dentro di lei, nonostante tutti abbiano provato a farla diventare nessuno. E non è che allora non ha più senso la scena in cui si vedono i mille volti, in cui lui gli fa bere l'acqua e lei non muore. Non ha senso perché lei, è, perché lei non è diventata nessuno? Allora, attenzione, non mi pare perché, che non ha senso, no? Perché in realtà di cose quello non ha un senso. È quello è proprio il momento esatto, sto parlando di Jinx e Joker, in cui tu ti rendi conto che in realtà, no, venendo al discorso tuo, lei vive questo sdoppiamento della personalità e per quanto lui stia cercando da un certo punto di vista di far morire una delle tue personalità, lo fa con la consapevolezza che sta puntando al quel 50% che è fedele a lui di Jinx, sta puntando a quel 50% di Jinx che in qualche modo ha introiettato dentro se stessa questo rapporto mentore-discepolo. Poi inevitabilmente quello è il trauma scatenante della sua infanzia e quindi in quella, in quel preciso istante l'altro 50%, no, di questo sdoppiamento della personalità, come se fosse un due facce, prende il sopravvento perché comunque è la sorella. Ma questo non toglie il fatto... Tu mi hai detto che nella scena onirica, se ha un senso, quel 50% muore, non c'è più quel 50%, me l'hai detto tu. Sì, ma nel muore. Momento in cui lei scopre che l'altro dice cazzate, sti cazzi, non c'entra niente più lì, perché se è morta Powder, a Divino gliene fotte un cazzo, perché no, Powder conosce Divino. No, è il concetto che lui è un cazzaro. Ma è, beh, e può rosicare. Allora, tu mi dici è un cazzaro, va bene, Jinx, visto che lui è un cazzaro, lo ammazza. Ma non va a cercare V, perché V la cerca Powder, Jinx V non la conosce. No, perché no, perché no, lei no. Dice fammi vedere se è vera sta cosa. Allora accende il coso, V si presenta ed è lì. E se fosse come dici tu, quando vede V, dici ah, siete tutti delle merde, no che, no che, oddio mio, ma è vero. No, ma in realtà non è vero, cioè, oddio mio, l'abbraccio, no. No, perché lì c'è, lì è Powder, regà, non è Jinx. Ma è giusto. E allora non è morta Powder, no. Allora la scena non ha il senso che gli dà le ore. No, non ha senso il momento in cui capisce che il tizio che gli ha fatto il battesimo dopo che le ha sì, ma non è che può tornare indietro, se la scena non ha senso, ascolta. Powder non esiste più, ascolta. Non è che poi ritorna Powder, c'è o non c'è? No, questa è una cosa che dici te, perché semplicemente io dico mi faccio fare il battesimo, è come vado in chiesa, ok? Vado in chiesa, mi faccio fare il battesimo cioè, e poi in realtà scopro che Dio non esiste. Non è che poi allora non posso tornare. No, perché scusa, fammi capire, tu come lo scopri che Dio non esiste? No, oddio, tu non lo vabbè, Francesco, ma che cazzo stai dicendo? Ma che vuol dire? Perché arriva un'entità superiore e dice, guarda, in realtà, e ti fa vedere 170.000 miracoli e ti dice, guarda, in realtà Dio non esiste, sono io. Sei tu Dio? No, no, sono io, realtà, un'altra entità, non in realtà, sono in realtà, guarda che in realtà è proprio questo. E io non voglio quel battesimo. No, perché noi stiamo parlando della scena onirica dal punto di vista meta-narrativo. Noi non siamo all'interno di Arcane, noi siamo fuori e stiamo dicendo che una scena ha senso solo perché la abbiamo vista noi, ok? Quindi non c'entra niente con quello che c'è dentro, ok? Noi in questo momento siamo Dio, perché noi guardiamo una scena e diciamo visto che noi stiamo guardando questa scena, allora deve avere un senso la trama. Quella scena ma deve avere un senso. Ma per quelli dentro Arcane, per i personaggi dentro Arcane, loro la vivono tutta. Non è quella scena, è come qualsiasi altra scena. Assolutamente no. Certo, perché loro la loro vita la vivono tutta. Allora. Non vivono solo le scene che guardiamo noi. Allora, no, sarebbero personaggi fatti male. Dani, allora, per farti capire, se lei avesse saputo sin dall'inizio del fatto che la sorella era viva e non morta, e allora con questa informazione pregressa, con la consapevolezza di questa informazione, avesse comunque fatto il battesimo, io ti avrei potuto dare ragione. Ma inevitabilmente, in cui tu scopri che la realtà per la quale hai convissuto per 8 anni della tua vita, con la quale sei cresciuta, non è vera, hai questo turning point mentale che ti porta... Allora, però, torniamo indietro. Senso ha la scena onirica? La scena onirica dovrebbe avere quel senso non spiegato, secondo il quale ti fanno capire quanto in realtà... Non è, come tu dici, un rapporto unilaterale, cioè che soltanto lui che vede in lei, che si sta innamorando di lei, che lei vede se stessa da giovane. Lei che abbraccia quello che è lui e lo accetta nella sua vita. Comunque lei che vita, accetta quello che è il suo ruolo, ma lei, accetta ma lei, e poi accetta, questa, lui, è questa, la stessa scena che ha fatto la terza e questa convinzione
viene meno nel momento in cui scopre che lui gli dice le balle. Allora, esatto, nella terza puntata, nella terza puntata, l'abbraccio di Powder è per affetto? No, in quel caso no. In quel caso è la fa esattamente la stessa cosa nella quinta puntata. No. E voi avete deciso che quello invece affetto. Ma assolutamente no, perché non è la stessa cosa. È la stessa cosa. Ma no, perché abbraccia allo stesso modo. Ma assolutamente no, perché tu stai praticamente, allora, in un caso tu stai abbracciando una persona che ti si è palesata davanti dopo che tu hai ti sei accorta di aver fatto una cazzata, di aver commesso un errore madornale, hai ucciso i tuoi amici e quella che in teoria è tua sorella ti ha appena dato un cazzotto in faccia e se n'è andata abbandonandoti al tuo destino. Quindi la prima persona che tu vedi lì è quella che ti abbraccia e tu magari ti getti tra le sue braccia per la disperazione del momento. Nel secondo caso non c'è nulla di questo pregresso che ti ho appena detto. Nel secondo caso no, c'è sempre, cioè, nel senso quella sono scena sono di 8 anni e vabbè, e quindi ma ripeto appunto che per me quella scena invece ha senso in quel momento, ma poi non mi giustifichi tutto il rapporto che hanno costruito. Allora invece in quella scena il significato è totalmente differente, perché nonostante lei continui a fare delle cavolate, in realtà le cazzate che fa non le fa, le fa con un fine diciamo strategico militare. In quel caso soprattutto recupera la gemma che serve per quella che è la distruzione di Piltover, ma soprattutto ti fanno vedere anche quando loro parlano tra di loro, dove lei assiste alle scene dall'alto delle riunioni, perché comunque è il vice capo in tutto e per non tutto. È il vice capo, non è il vice capo, il vice capo è l'altra tizia. Ma vabbè, vabbè, diciamo che è la terza in comando, cambia poco, perché tanto quella cambia poco, non è la, infatti non sto d'accordo, con ragione. Lo dice la serie, non sto a Dio, la serie succede 2 o 3 volte nelle puntate in cui parlano della seconda in comando riferendosi all'altra tizia. Ma che cambia tanto? Ma a prescindere da quello, quella scena viene messa per spiegarti proprio come in realtà il rapporto non è unilaterale. Io sono d'accordo, è un rapporto. Lei gli vuole bene a Silco. Ma sì, ma che poi cioè, ti ripeto, cioè, che lui abbia un interesse, un sentimento più sviluppato, più grande nei suoi confronti verso di lei, ma che lei non lo abbia così sviluppato come lo abbia lui, va bene. È un rapporto impari, ma non è un rapporto a senso unico. Questo è quello che non riesce a capire. E quella scena, per l'appunto, è la dimostrazione di quanto in realtà quello che lei sta facendo in quel momento lo sta facendo proprio perché crede nella veridicità delle parole di chi gli sta dicendo in quel momento. Per la centesima volta, perché altrimenti poi tra una settimana mi mettete in bocca parole che non ho detto. Io non ho detto che lei lo tratta come se fosse un qualsiasi strano. Beh, no, dici che è solamente egoista e pensa solo di la costruzione di Piltover. Io ti continuo a ripetere che lei è una persona estremamente egoista e di conseguenza lei prova sentimenti verso gli altri nella misura in cui gli servono per poter stare bene con se stessa. Non nei confronti di Silco, che è un padre adottivo. E invece sì, perché anche Vander era un padre adottivo, ok? Ma non e per lei. L'ha visto lì per terra. No, non è vera questa cosa. No, non è vero. Vander non è un padre adottivo per Powder. E vabbè, allora c'hai delle ragioni. Ragazzi, Powder è casa sua. Nel senso, ma Vander è un padre adottivo molto più per Vi, per quanto non lo sia per Powder. Ma vivono insieme, l'ha preso insieme, ma non c'entra niente. Più per uno e meno per l'altro. Ma allora, prima hai detto, non hanno mai scambiato una parola. È Jinx che tiene sempre quel punto di riferimento Vi. E infatti, quello che vi continua a ripetere è che Silco è un altro tizio che entra nell'universo Jinx, ma lei come unico punto di riferimento ha sempre e solo Vi. Okay? Perché il rapporto tutti gli altri è diverso, sono significabili. Ma non è vero, perché comunque un conto è se tu instauri un rapporto con una figura paterna dagli 0 ai 4 anni, in quale facciamo 5 anni, quale hai una concezione minore di te stessa, in cui comunque non sei nemmeno cosciente per la maggior parte degli anni, non è la stessa cosa come una persona che ti prende e ti alleva dopo un trauma così forte. Il rapporto embrionale che si crea ma è totalmente differente. Però ti fa capire che Jinx è estremamente indipendente. Jinx sta per i cazzi suoi, ok? Si fa quello che ma vuole. La tua indipendenza
dipendenza, non ti viene detto che è figlia per l'appunto del fatto che c'è una persona dietro che le ha permesso di diventare indipendente. Certo, perché e beh, quello è il padre adottivo, ma quello infatti, è il padre. Ma infatti e lei è devota a un padre adottivo che le permette di fare quello che cazzo. Lei gli può, però... può essere grata di questa cosa, io sono d'accordo. Cazzi, è quella la scena onirica. Non è da... vabbè, adesso perché cazzo, è, però è non lo vuoi... No, perché perché voi state mettendo al di sopra, voi mi stai dicendo che lei quello che fa lo fa per l'approvazione di Silco e questo è pazzo. Non so, questo è pazzo. Io termino, io okay. Se tu dici illazione, allora qualsiasi cosa è un'illazione, nel senso anche tu adesso stai facendo illazione come stiamo facendo noi. Io sono d'accordo con te. Quello che però voglio che sia chiaro è che quando poi vedremo le altre tre, non è che se poi le cose non vanno come dici te, allora c'era un buco di trama. No, no, io t'ho detto, adesso no, perché... non la cerca più perché ha capito che Silco gli ha mentito. Perché già adesso stiamo cercando di far passare come buco di trama la follia di Jinx. No, no, il buco di trama, ripeto, è proprio questo attaccarsi a questo personaggio che ha cercato di ucciderti tutte le persone a te care. E per 8 anni me lo fai saltare così e sono un sacco amici così. Sono un sacco amici. Sì, se vogliono bene. No, ma è semplicemente che dopo 8 anni ti fai una. La scelta Silco facile: 8 anni e buchi, chissà che. No, ma infatti quello è proprio il punto. Silco è molto. Si sono avvicinati. Lui cercava di uccidere tutti i suoi amici. Però si sono avvicinati. Ma da quel giorno in poi. Prima di tutto, troppo facile. Prima di tutto, no, non è troppo facile perché continuiamo a far finta che non è vero che l'ha uccisi lei. A me tutta sta stronzata che tu insisti che no, perché in realtà nelle intenzioni c'era l'altro che l'avrebbe. No, è una cazzata. Chi l'ha uccisi? L'ha uccisi lei. Tutto il resto e questo è stato chiacchiere. Jinx cerca l'approvazione di Silco perché lo reputa la sua famiglia. E nel momento in cui riappare, V riappare la personalità di Padover, che invece una figlia ce l'ha, cioè V. Ma no, esatto. Cioè, è così. Esatto, ma poi la scena... non lo puoi accettare. La scena onirica sta a sancire per l'apporto, per appunto quello che è un rapporto nel quale Jinx riconosce in Silco quello che è la figura di un padre attivo, poi che non sia diciamo che lei non abbia lo stesso sentimento che lui prova nei confronti di lei è un altro discorso, ma quella tu me l'hai messa apposta perché vuoi farmi vedere come in realtà lei non sta lì a caso, lei non è che sta lì perché vabbè c'ho 10 minuti e buco, non so che cazzo fa la vita mia. Sì, ma lei una cosa del genere non l'avrebbe mai fatta di sua spontanea volontà, cioè lei non sarebbe mai andata da Silco a dire no perché fammi diventare, però è il momento però nel momento esatto in cui lei accetta di andare con lui è perché riconosce che quel gesto ha un significato simbolico per entrambe, non soltanto per lui. Vabbè, allora, posto che andrebbe poi, anche come, se avesse un significato simbolico solo per lui. Ma come fai a dire che la scena del battesimo l'ha fatta perché c'è tanto detto questo, ma no, ma perché se questo non ci sarebbe quella solennità. Lei semplicemente farebbe qualcosa, farebbe tipo le faccette mentre va giù in acqua, proprio perché non dà importanza al gesto. Invece l'inquadratura è a zoom su di lei in primo piano, che mentre va giù con gli occhi addirittura aperta, manco chiusi, proprio perché sta introiettando dentro di sé le parole, cioè devo rinascere come una persona nuova. Succede che però in realtà per tutta la vita le hanno detto che la sorella è morta, quindi lei in realtà in quel momento fa quella cosa con senso, perché dice cazzo mia sorella è oggettivamente morta, quindi sto rinascendo nuova. Poi dice cazzo mia sorella non è morta. Mi avete perturbato per tutta la vita, allora non ha più senso quello che mi hai detto, allora inevitabilmente è logico. Ma quella scena è fatta apposta per quel motivo, per creare solennità. Ma anche perché lì è anche per vedere, allora. Io accendo il fumogeno, vediamo se è vero, poi scopre che è vero. Però è quello infatti. Ma maledetto Baleoni. Tutti i fanboy di Baleoni, maledetto, vi vengo a cercare tutti uno per uno. Capiscono meglio. No, perché metà della chat ha dato contro, però non lo legge. Io non leggo niente. Sei tu che ogni volta che Invece si legge la chat. Invece si legge. Io mi leggo ogni volta che mi legge e fai non va bene. No, io infatti rispondo, non va bene, è sbagliato. Ma mannaggia, ma hai sentito 30 secondi fa quello che ti ho detto, maledetto,
Sì, va bene, che non è che non è cambiata, è che semplicemente c'è un turning point in cui le viene lei scopre che in realtà la sorella non è morta. Se lei avesse avuto questa informazione prima di fare il battesimo, cioè mia sorella è viva, allora quella scena avrebbe avuto il senso che dite voi, o comunque avrebbe avuto un altro senso, nel senso forse lei sarebbe realmente oggettivamente cambiata. È normale che non cambia, proprio per il motivo per il quale subentra questa nuova informazione, che non è un'informazione semplice. Cioè, quello per sì, ma, che... sì, ma allora questa cosa già era così. Cioè, nel senso, fino a che non esce fuori V, lei già sta lì con Silco, già è, diciamo, la sua figlia adottiva. Quindi questa cosa onirica non aggiunge niente a quello che ci hanno fatto vedere per una puntata e mezzo. Nel momento in cui perché tu per una puntata e mezzo non capisci bene che rapporto hanno loro due. Ma cosa? Ma sta dentro dentro il suo studio, appesa nel soffitto mentre parla con la seconda incarnando. Tu sei straniato, perché la prima cosa che tu pensi, questa ha fatto una cazzata clamorosa, ha ammazzato gente che non doveva ammazzare e ha fatto come cazzo di paio, e questo non la crema prima. Io sto parlando la prima scena che si vede nel quarto episodio, in cui appare Jinx, c'è lui che parla con la sua seconda in comando, lei esce dalla stanza e Jinx scende dal soffitto e si siede sopra il tavolo di Silco, mettendogli pure i piedi addosso, mi pare, ok? Quindi tu l'hai già capita com'è la situazione è che Jinx là dentro fa il cazzo che gli pare e tratta lui come se fosse una persona familiare, ok? Quindi non c'è bisogno di state iniziando un attimo a passare prima da una parte, poi uno passa dall'altra, poi vi prima te dicevi la cosa opposta. Immagini l'altra cosa io ti sto dicendo che lui, che lei tratta Silco e il suo studio come un pasto familiare, il che vuol dire che lei lì dentro, a fare quello che ha fatto, la scena che ci ha fatto vedere, ci sarà stata 100 volte, l'ha fatto 100 volte, ok? Lo tratta senza riflesso di manare, aspettare che non lo fai, ma come lo sai? Allora però nel senso di gamba non guardare il film, perché cioè ti fanno uno scenario, non capire questa cosa, senza farti un'altra serie in cui ci sono gli attori precedenti, perché altrimenti tu ti rompi il cazzo e non te la vedi, ok? Non te la vedi. Funziona, non te la vedi? Tu sei straniato e non capisci come lei sia arrivata in questi 8 anni a permettersi il lusso di poter fare tutto quello. La scena onirica serve a farti capire quanto in realtà tra di loro ci sia un rapporto molto più simbiontico di quello che tu provi non vedi. Vabbè, è proprio quello lo scopo. Te lo fanno capire con quella scena. Perché dici, ma cazzo, ma com'è possibile? Va bene un cazzo. No, perché se tu dici così, la scena onirica non ha senso, perché già c'è questo rapporto simbiontico. Quindi non c'è nient'altro da fare. Se non uccidere Powder, che però non muore, perché quando appare V c'è Powder che accende quel coso, quindi la scena onirica è inutile, no. Perché se tu dici che già c'è il rapporto simbiontico prima della scena onirica, la scena onirica non aggiunge niente. Infatti, invece aggiunge quello. La scena onirica, il problema della scena onirica è che è stata messa lì male, è stata spiegata male. Io questo ho sempre detto, è stata spiegata male. Perché il problema è che semplicemente tu avresti dovuto, invece, bello questa cosa, e tu arrivi a questa tizia, fa come cazzo gli pare, hai avuto una time skip di 8 anni, dicevo, ma perché questa gli mette i piedi in testa? Smorziamo un attimo. No, perché questa a un certo punto si comporta così? Oddio, te levate i vestiti pesanti, oddio. Sono 8 anni che fa così. Oddio, no, ma tu non lo sai, se lo vedi, ma come è arrivata a fare così? Ma che cazzo dici? Ma brutto scemo, scusa. Ma tu vedi una bambina che è sconosciuti. Se tu entri a casa degli sconosciuti e vedi due persone che si baciano, che cazzo pensi? Che sono marito e moglie, no? Cioè, che sono fidanzati. No, che cosa succede? Ma che cosa dici? Ma che cosa c'entra? Un conto è se tu questo tuo ragionamento dovrebbe partire da un presupposto concettuale di differenze. Cioè tu vedi che quello gli ha ammazzato, che ne so, la sorella, ha menato la sorella dell'uomo, di quel tizio, e poi tu li vedi baciarsi e dici, oh cazzo, ma questa ha compiuto un gesto atroce, com'è che adesso si bacia con quel tizio? Allora avrebbe senso. Cioè, perché sono due persone normali? Sono due persone che fanno due persone normali, lo sa. Sono due persone che secondo sono due persone che dal punto di vista della trama dovrebbero teoricamente odiarsi. No, perché la personalità
che ha, che si interfaccia con Silco, lo straniamento, tutta quella storia in cui lei uccide le persone, anche perché, e te lo ripeto per la centesima volta, lei ha ucciso Jinx, quelle persone, ma è proprio questo Silco. Il fatto, lo straniamento. E allora che cazzo dici, perché perché lui li ha ucciso tutti, lui non ha ucciso un cazzo, era per fare un esempio di lo straniamento c'è dal punto di vista dello spettatore nel momento esatto in cui tu vedi una persona che dovrebbe essere il cattivo, quello che ti fanno vedere al fine del terzo episodio come entro il cattivo, che improvvisamente si fa mettere i piedi in testa volgarmente da quella che è la sorella della protagonista, cioè del buono, e dici: oh cazzo, come siamo arrivati a questo rapporto, come siamo arrivati al fatto che in 8 anni questa fa un po' come cazzo gli pare col cattivo, che in realtà dovrebbe essere il capo e lei non dovrebbe avere quel tipo di ruolo in quel preciso momento, è questa la cosa che non ti viene spiegata, e tu sei strano, dici: ma com'è possibile, io non so perché sono arrivati a tanto, e lui non ti spiega facendoti vedere il passato del come sono arrivati a questa situazione, ma attraverso quella scena ti fa vedere che c'è, che nel corso di quegli 8 anni si è creato un rapporto intenso, morboso, chiamalo come cazzo ti pare, magari non ben corrisposto da un lato all'altro, ma comunque c'è qualcosa di bilaterale da un lato all'altro diverso. Cioè, se una persona appare da sopra il soffitto e si mette seduta sul tuo tavolo, tu cosa ti aspetti, visto che sono gli 8 anni insieme? Che cosa ti aspetti se non ne abbia un rapporto familiare? Scusa, quale altra cosa può giustificare questa situazione? Non è quello! Tu devi spiegarmi a me che quello è un ragazzino di 6 anni, cioè io lo capisco da solo, ma che me lo devi spiegare? Ma non è vero, perché tu non capisci. A te forse che non capisci. No, perché tu non capisci proprio in realtà come sia stata possibile questa cosa, perché lei non è semplicemente una tizia che entra e fa parte della famiglia. Lei ha un ruolo talmente tanto confidenziale con quello che è il capo, che è diventato il capo dei sotterranei, e quindi dire: oh cazzo, dici, ma addirittura a questi livelli stiamo. Io sono d'accordo. Allora, è un abuso, per Dio, lui che ha cambiato le cose. Smorziamo un attimo, perché tanto rimanete della stessa opinione e nessuno cambia. Scrivi con tutto. Prima di vedere sta cosa, che voto date alla serie finora? Io rimango sulla mia sesta dove stavo prima. Cioè, non è un capolavoro per alcuni evidenti problemi fino adesso. Serie molto molto bella, da 1 a 10, 8. Ok, 9 e mezzo. 8. Si può parlare. Secondo me 8 è più che... È la storia, raga. Tra 10 anni ci ricorderemo di Arcane come di una cosa che ha cambiato. Facciamo la top 5. Fare tutte quelle, no, dobbiamo guardare il coso. Dobbiamo... Che devi guardare? Allora, vabbè, guarda sta stronzata, vai. Che cos'è? Io ti sto dicendo che lui, che lei tratta Silco e il suo studio come. Ah, gli ha fatto la lucina. Vabbè, questo è finito di dire. Ma che non si sente in te, non si capisce un cazzo. Basta, sì. Veramente sta a buttare la gomma. Grazie per la clip, ragazzi. La chat dice 9. È su 9. Ho scritto un attimo di che 9 e mezzo. La madonna, questo è... Questa è la chat di Legend. Magari le prossime tre puntate. Porta amici tua la prossima. Vabbè, ma questo è il momento più bello. No, dobbiamo vedere il terzo atto. È vero, il teaser del terzo. Che sbrigiamo? Se guardiamo sta. No, raga, dobbiamo fare, non possiamo far tardi. Dai, beh, quanto ci metti a fare la top 5, dai. You need to weaponize the hex tech soon. Everyone I can trust with this, Jinx. No, è Singed? A me mi sembra quel cazzo di Palombaro. No, si chiama proprio quel cazzo di Palombaro. Quel cazzo di Palombaro. Questo non so niente. I need you now more than ever. What have you done with my sister? I have freed her. I want to make Silco pay. Oh, finalmente si mettono di cazzo di oggetti. Tra l'altro questa scena è sicuro dell'ultima. No, bellissimo. Allora, no, però voglio capire. Questo quello secondo me era Singed. No, cioè allora, non lo so, però da come è messo sembra il cazzo di Palombaro. Dalla.
chi magnifici Nautilus? Nautilus. Ma che cazzo? No, stop, oh, stop, ma stop, che cazzo stop, stop, ma Nautilus è grosso quanto un palazzo. Ah, ok. No, okay. No, vabbè, ma sì, sì, probabilmente sì. Però come silhouette, sembrava quel cazzo di Palombaro. Comunque sia, l'ultima, raga, scena, l'ultima scena secondo me è di, dell'ultima puntata, perché ha vabbè, c'è lo scontro finale, ma poi ha i pugni con l'Hextech, quindi sì, dire ma che lei finalmente li vediamo piccolo... finalmente li vediamo. No, comunque sembra molto figa l'ultima puntata, cioè sicuramente a livello di coinvolgimento sarà sicuramente bella. Faranno a botte, vabbè, sicuramente figa. Oh, la classifica mia preferita, trovate gli errori grammaticali. Top 5 time! Ricordiamo che sabbandoti al canale o con 300 bit puoi partecipare all'estrazione e puoi mettere una tua top 5 nello scrigno segreto. Alla fine della live verrà estratto un bigliettino, magari sarà proprio la tua top 5 e noi saremo costretti a rispondere, prendendosi il blastaggio degli altri. Ah! 5 com'era, problemi di Meliador? Difetti. Intanto che è nato. Maledetti fanboy che non siete arto di Legends of Runeterra. Ma io non pensavo foste così, ragazzi. No, invece sì. Oh, ma ve possino, eh? Guai a voi se vi toccano Legends of... A casti livelli state? Da voi non me lo sarei mai aspettato, eh? Non capisci un cazzo, Maggi. Maledetti che non siete altri. Ne ho scritte già 4 e ragazzi già queste 4 bastano secondo me. Bravo Jen, sembra un ragazzo. Io sono un fanboy, sì, ma anche a me è piaciuto, nel senso non è che dico che sia brutto, cioè, è fatto molto no, bene, è figo, però ci sono delle cose che avrebbero potuto farle meglio. Tutto lì. Vabbè, in realtà sono tutte incentrate sulla stessa cosa, però. Ma mi sa che se copiamo, Livio. Vabbè, comincio io perché poi. Se copiate, è segno che effettivamente è un vero difetto. Sì. Allora, aspetta, me ne manca la quinta. Dai, se poi. No, la comincio io perché è lo scontro Livio contro Meliador. Ok, vai. Io sono solo un no, vabbè, io l'ho fatto su me stesso, mio su Livio. No, falli su Livio. Vabbè, quando abbiamo fatto lo scontro io e Livio, no, Livio l'ha fatto, dai, me. Fatto su me stesso. Vabbè, la prossima volta. Quando sarà su Livio, le faremo su Livio. Va bene, ci sono. Vai. Allora, al quinto posto, ha dato a dimostrare... Oh, tu. Vero. Vero. Niente, non gli... Poi ha le sue convinzioni, quindi... al... quarto e al terzo posto. Addirittura sono intercambiabili. Grande. Ah no, ok. Sono difetti enormi. No, sono intercambiabili. Saccente Saputello, Saputello Saccente. Sì, va bene. Cioè, intercambiabili. Decidete voi. Al secondo posto, che è Superbo, perché sì, è meglio di 50 Cent. Sono chiaramente Superbo. Come coso? Sei insopportabile. E al primo posto, questa però è una cosa che posso capire solo io, e il diretto interessato è troppo romanista. Vabbè. Mazza, primo posto, pensa quanto è laziale. Mamma mia, dovete sapere che io non vedo le partite con Meliador dal 2011. Va bene. Per tutti i film suoi. Sì, vabbè, questo sì. Ah, tocca a me. No, questa è una per uno. Ma no, ma scusa, dai, ma lui è l'ultimo che le dice. Vabbè. Primo. Quante ne hai scritte? 5. Solo 5. Quinto. Quinto posto, sì. Non accetta mai di aver sbagliato. Vabbè, si sa. Saccente, vabbè. Quarto punto, egocentrico. Vabbè, Superbo. Sì. Questa in realtà è molto simile alla quinta posizione, però non ti dirà mai hai ragione. C'è una clip in cui do ragione a Livio. Ieri ho dato ragione a Livio. Sì, però non era una discussione con te.
Se è una discussione, no, con altri, sì, tra noi, no, due. No, no, non è vero. Con la discussione che ho fatto era con te. Era una cosa di Mera Accademia, che c'è una ragione. Okay. Hai tutto, okay, ragione. La verità è che non c'è quasi mai ragione, che è diverso. Ecco. Sì, ecco. Poi, si crede troppo intelligente. E sempre questo, meno di quanto sono. Vedi? E la prima, vabbè, la prima... è ancora vivo. E mi dovete sopportare. Allora, le problematiche di Melia secondo Melia. Al quinto posto, le allergie. Per voi magari non è un grosso problema. No, no, sì, per sì, me sì, è un grosso problema. È una rottura di cazzo continua. E soprattutto in questo periodo di Covid in cui ti soffi il naso e pensi che sei infetto. Invece tu sei solo allergico. Al quarto posto, come direbbe Livio, sono tech blind. E questo pure nel lavoro che faccio è un bel problema. Non ho nessun tipo di capacità di gestione del software computer. Io la cambierei questa in realtà. Non è che sei tecnico, tu non vuoi imparare. È diverso. Perché puoi imparare. Se sei intelligente, col computer puoi imparare. Sì, vabbè, diciamo che non mi ci sono mai messo abbastanza. Esatto. E che infatti poi tutto si risolve con la seconda posizione. E al terzo posto, non so parlare inglese decentemente. E questo pure è un grosso problema, soprattutto nel nostro... Sti cazzi, noi parliamo di cose... No. Odiose. Invece non è vero, se io sapessi parlare bene, nel senso che posso fare live fluido, in inglese, vabbè, certo, e avrei fatto tutta un'altra, vabbè, carriera, certo, nel mondo, certo, degli sport. Vabbè, al secondo posto, la pigrizia. Effettivamente mi reputo abbastanza pigro. Cioè, c'è gente più pigra di me, però sono sotto media. Sono sotto media. È sotto media. Sono sotto media. Al primo posto è avere Livio come amico, che purtroppo li batte. Questo è proprio un colpo basso, che poteva assolutamente non è colpa mia, comunque, non è colpa mia, è stato mio fratello. Come primo posto è stato mio fratello. Cioè, come hai capito? Vabbè. Ragazzi. È una piaga. Io non ho parole, cioè il suo primo difetto è un insulto a me. Però guarda come ti tiene in considerazione, sei il tuo primo pensiero. Il primo difetto è la modestia. No, perché non lo sono. Cioè, lo sarebbe se lo fossi, ma non sono modesto, quindi non è un difetto. Io non ho... Perché? Perché la modestia è ipocrisia. Oddio, questa è la verità. Questa è la verità. Posso mettere insopportabile. La gente che non ha le palle di dire le cose come le pensa... Esiste modo e modo. Io le dico come le devo dire. Vabbè, è come quello che dice ammazzo tanto sei brutto. Non si dice ammazzo tanto sei brutto. Io dal punto di vista estetico non... Ma no, non ma è per dire un esempio. Cioè, bisogna essere un po' più... Vabbè, mi stai sul cazzo. Allora, detto questo, ragazzi, grazie di aver visto questa live. Grazie per aver visto questo nuovo massacro. E ci rivediamo settimana prossima con gli ultimi tre. Ci vediamo domani, probabilmente più tardi. Allora, domani andiamo al Cerbero al Lupus alle 21. Quindi, a seconda di che ora facciamo, come al solito. Cioè, la settimana scorsa abbiamo fatto live, due settimane fa no. Quindi no, io voglio fare. È un 50-50. Eh sì, guarda lui quanto è convinto di questa cosa. No, io non ho parlato. Comunque, dai, ci vediamo domani alle 10, cioè, 11 e mezza, mezzanotte. Ma è bello come ho fatto 11 e mezza, mezzanotte. Sì, no, ho detto 10 e mezza. 10 e mezza. 10 e mezza è proprio una cosa infattibile. È impossibile proprio, sì. Quindi, buonanotte, ragazzi. Buonanotte, ciao a tutti. Ciao. Meglio coglione.